Corsari, Corsari, buongiorno, buongiorno a tutti. Come state quest'oggi? Tutto a posto? Avete dormito bene rispetto a ieri? Ah, io non vi posso nascondere che un pochettino mi dispiace che ieri Enogard ci ha negato la possibilità di fare Hollow Knight per il Studente del Giudizio, però non possiamo farci nulla. Diciamo che... Beh, mi sa che... Ah, no, è vero, mi aveva detto che era una di quelle andate un po' male. Che l'avevano stuzzicato tanto per tirarlo fuori. E perché effettivamente a me non è che mi avessero. Cioè, il dente che ha avuto più problemi, ovvero questo qua di sinistra, hanno dovuto fare tipo tre iniezioni per addormentarmi localmente. Perché non ho. Non, proprio non voleva addormentarsi. Ogni volta che provavano sentivo. Ah, sentivo che tiravano il dente dei nervi. Che dice: no, no, non tiratelo via, lo vogliamo. No, questa cosa terribile. Ah, comunque, Lilith, io ti auguro buongiorno. Innanzitutto, proprio da vero, vero saluto classico. Ti auguro buona fortuna anche a voce, anche se non credo che tu mi possa già sentire, ma lo ripeto così nel caso che riguardi, lo vedi. Quindi, Lilith, buona fortuna e uscirai chiaramente vittoriosa. Sono sicuro che tu ce la farai a fare questa interrogazione di non so cosa, forse potevamo chiederglielo. Però dai, va bene. Diamo tutta la forza che possiamo a Lilith, Corsari. Detto ciò, io direi che possiamo più che cominciare, anche perché, se non erro, credo di aver sbagliato. Credo che sia partita una. Credo che sia partita la notifica di ieri. E non so bene cosa c'era scritto. Io credo che ci fosse scritto tipo "Kiperiamo via qualcosa". Quindi, ahimè, purtroppo. Spoiler alert! Ho sbagliato. Quindi, nulla. Ho sbagliato e, ahimè. ho sbagliato. Nulla. Perché è venuto qui per Keeper, non so se c'è qualcuno. Mi dispiace, ho sbagliato. Ho sbagliato, lo giuro, non l'ho fatto apposta. Però, una cosa è certa. Sicuramente andiamo da The Beast. Quindi, Eden, io devi fare così. Ma salve, signor Coy. Salve a lei, signor Spark. L'ha visto lo spoiler? Ne hai messo un altro, Spark? Io ho visto quello di... Dello psichico. Mi faccia vedere per sicurezza. Sì, ma le avevo anche scritto. Oddio, forse l'ho scritto. Ma può essere che forse mi sono dimenticato? Ah, sì, le avevo risposto, signor Spark. Le avevo risposto. Dai, mi mette un po' i dubbi. Aiuto, aiuto. Sì, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Non sapevo che finisse così. Perché tra gli spezzoni di YouTube che avevo visto. Vedevo. Oh mio Dio, che bello! Glitter bomb e la torretta! Ma c'ho. Oh Gesù! Come si chiama? Siamo Jukel! No! No, questo personaggio deve vincere! Questo personaggio deve vincere! No, no, non può non perdere! No, 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 no! Non può perdere, non può! No, 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 Spark! No, 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 non è Mr. Satan! Non è Mr. Satan assolutamente! Lui è Jukel! Lui, questo personaggio è chiaramente Jukel di... Porca miseria! No, non si chiama così il gioco. No, no, dai! Non posso perdere così, dai! È Jukel... Mister Satan Ultra Istinto. No, 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 no! Lui è Jukel di Ashen. È chiaramente lui. È chiaramente lui, guarda là. Che c'è la storia triste della famiglia maledetta. E c'è i baffoni della Jukel. È chiaramente lui. Comunque, qual è la sua waifu di Pokémon? Ah, che domanda. Oh, Gesù santo! E nulla, ce lo teniamo. Amen. È una domanda molto complicata. È una domanda molto complicata. La waifu di Pokémon. Ai ai ai, non so molto bene cosa rispondere. Non so molto bene cosa. Io credo che potrebbe essere. Allora, perché diciamo che. Non lo so. Cioè, è una domanda complicatissima, Spark. Perché diciamo che tutti i personaggi, tutte le ragazze di Pokémon hanno il loro perché. E Skyla, da sempre. Chi è Skyla? Aspetta un secondo. Cioè, di quale generazione parliamo? Io ho visto fino a nero e bianco. Non ho visto oltre. Non ho visto assolutamente oltre. Ciao, Lux, Fede, come state quest'oggi? Tutto a posto?
Qual buon vento vi porta qua sulla nostra nave quest'oggi? Volevate vedere un po' di giocate brutte di Isaac? Ah, abbiamo appena cominciato comunque, è la prima run. Cerca Skyla Pokémon su Google. Ok, va bene, va. Non credo di sapere chi siano, non ho mai sentito il nome, dovrei ricordarmi, almeno di Pokémon. Skyla Pokémon. Chi è? Non la conosco! Non ah no, è la capopalestra? Era una capopalestra per caso, credo di sì. Camilla? Camilla? Ah, beh, chiaro. Aia, che male, no! Il champion, no, ti prego, dai. Ah, mi ha tolto, sbaglio, mi ha tolto solo uno di vita. Mezzo cuore, volevo dire. Va bene. Un po' di tue giocate brutte. Hai visto. Fece la mia scelta. Ah, la capopalestra di tipo volante, ok. Allora, dopo averci pensato un pochettino, penso che potrei dire che... no, non lo so, non lo so, non lo so. La butto, la butto. Dai, secondo me... Lucinda. Dai, va bene, Lucinda, Lucinda. Skyla, oh mio Dio. Non ci avevo mai pensato. Non ci avevo mai pensato. Come ho fatto a non pensarci? Skyla. Ma perché? Ma perché questa mentalità. Questa mentalità da English humor l'ho. Questa mentalità da English humor l'ho appresa da. L'ho presa da Sans. Prima non facevo queste cose da vedere in mezzo alle parole. Invece adesso, mamma mia. Down to the bone. Oh, Gesù santo. Sansa ha rivoluzionato la vita di molte persone col suo English humor fenomenale. Ah, che bello. Assolutamente sì. Cerchiamo prima un cuore. Sensazionale. Ah. Che bello il sensazionale è geniale. Che poi se non sbaglio è stato tirato. Cioè io la prima volta che ho sentito sensazionale è stata nella live di Sabaku di Undertale, che appunto stava facendo la blind run ed è uscito fuori. Sans è davvero sensazionale. Ah, questa stanza la ignoriamo, dai. Vediamo se al prossimo piano troviamo la stanza della costellazione. Così la vedi anche tu, Dani, che effettivamente ieri ne abbiamo parlato, ma ahimè, se non c'era Notkeep a non dirci che finalmente bisognava sbloccare, ti avrei fatto fare cose strane. Ehi là! Mi riesci a dare un po' di soldi, esatto. Hai dato un po' di soldi, dai, ancora. Ancora pochetti? Pochettino? Dai, voglio more options. Però se voglio more options, devo entrare nella stanza. Ma c'entro dopo comunque. Ma entriamoci dopo comunque. There's options. Dai, andiamo. Andremo nella prossima treasure room. Penso, credo. Credo di sì. Anche perché in realtà non so bene ancora come funzioni la stanza del planetario. Perché per esempio io so che almeno una stanza. Almeno. No! Almeno saltando una stanza della Treasure Room ti dà il 20% in più. Non so se sono accumulabili però questi salti. Spero ci. Ehi, mostro! Tieni la torretta. Piace? Mamma mia. Ma perché in realtà è anche un attivo forte la torretta? Solo che, ehi, è un po' da potenziare le lacrime in quel caso, eh. Cioè, chiaramente dobbiamo dargli delle sinergie belle. Per esempio, God Tears. God Tears forse un po' troppo. Però sicuramente lo saltiamo il primo patto perché non abbiamo assolutamente cuori. Non possiamo assolutamente nemmeno pensare di entrare. Ci sarebbe solo un malus. Quindi possiamo sperare. Magari Revelation! E se trovassimo Revelation? Così? La chiamo? Intanto. Grazie. E poi. Addio. Addio. Nulla. Facciamo così. Ah, comunque. Corsari. Cosa mi raccontate un po'? Come si prospetta la vostra giornata quest'oggi? Mi faceva ribollire da piccolo, mi fa ribollire ancora oggi. Alla fine avevo detto la mia waifu. Lucinda, sì, avevo detto. Oh, Gesù santo! Wap Pyrus! Allora,
Sono quasi tentato dal non bannarlo. Cioè, solo per il nome, sono quasi tentato dal non bannarlo. Però, un bot rimane un bot. Un bot rimane un bot, quindi... Oh, mi dispiace, Papyrus, studio 3... Lo faccio io a te. Addio. Ai, ai, ai. Dai, mi sto sentendo in colpa adesso per aver bannato Wapapyrus. Lo so che era un bot e non prova emozioni, però... Dai! Cioè, povero Papyrus, mi sto sentendo molto in colpa. Ah, mamma mia che immortale sto... tieni questo? Ho colpito solo uno. No! Ah, è vero, questo era... Le... Ah! M'ha preso. Non proprio di mia volontà, ma... no, no, mi ha preso. Non voglio perdere il cuore d'osso. Non voglio. Non voglio, no! No, ho perso. Gesù santo, no! Ti entra... Ah, quanto dura questo coso. Soprattutto con queste lacrime terribili. Cioè, terribili. In realtà, avevamo potuto usarle meglio, posso, se posso dire. Così, lo metti nel ban automatico una become fan. Oh mio Dio, non ci ho pensato. Così entrano, si beccano il martellozzo in automatico. Oh my god. Ma è geniale. Ma voi siete rivoluzionari davvero, eh. Cioè, oi! Non ho capito. Ma... Ok. Va bene. Cioè, non ho capito. Ma va bene. Cioè, non si dice no. Il gioco voleva che diventassimo ricchi? Siamo diventati ricchi. Al volo proprio. Va top. Non osare. Non osare. No. Ok, ok, manchi solo tu. Ragnaccio del malaguri. Questa volta la lascio qua. Dove è il negozio? Where is the money? Where is the negozio? Statene là. Esatto, statene là. Maledetto. No, dove va? Ah, beh. Ah, quante monete? Troppe! Su via! Addirittura. No, no, voglio il negozio e voglio anche la costellazione. È un trinket anche voglio. Così facciamo vedere anche al Bondani come si vanno a sbloccare gli altri tainted. Pian piano. Ma perché, scusate, come mai era andata male la run di Eden la ieri? Non mi ricordo. Cioè, ieri avevamo fatto Eden come ultimo che voleva... Ah! Non mi ricordo nemmeno cosa volevamo fare ieri con Eden, però mi ricordo solo che era andata male. Ah! Ok. Oh! Oh, bomba! Bomba! Distruggi! No, troll bomb, no! No! Dai! Ma su via, ma ti prego! Oh no! Oh no! No! Non fatelo! No! 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 Ma è Hollow Knight style! Rischivate! No! Stai calmo! Ancora! Ma scusa, e quante run erano? Era appena la seconda, davvero? No, no. Statevene buoni. Buoni come dovete stare, eh? Buonissimi. No! Cacchio. Dai. E non mi ha dato nemmeno la stanza. No, no, dai. Ah, è il negozio. Vieni qua. C'è nulla, non c'è. Ah, prendo questo. Mister Me. Can do. Vai. Allora noi lo prendiamo, che è simpatico. Oh. Oh, locusto di morte. Mi sa che dovremmo lasciarla qua, però. Perché ho paura che... Dobbiamo trovare un trink da lasciare da qualche parte. Se non lo troviamo, tanto vale mettere questo. Però, sinceramente, perdere un oggetto, ora come ora, direi proprio di... Come faccio a passare? Ok, credo di aver capito. Sì, ho capito. Ah! Non ho capito. Oh! È nuovo!
You can't grow. Da un cuore marcio? Ah, t'ho capito, mascherina. Questo è bello. Quel marcio è bello. Ok. Va bene. Va bene, questo è interessante. Non abbiamo assolutamente HP up, perciò se prendiamo due danni siamo morti stecchiti. Però non è male. Bello questo oggetto. Dai, almeno l'abbiamo trovato. È praticamente l'oggetto attivo di Magdalene, però potenziato a mo' di cuore marcio. Adesso vorrei tanto avere. Aia! State lontani da me, vi prego. Non dovete farmi del male. Pensate alla mia famiglia, ai miei figli che non ho. Che potrei avere se mi lasciaste in vita, vi prego. Vi prego, vi scongiuro. Ok, grazie. Bad trip. No, che okay, sbagliando al trip. No, dai, la fortuna, ti prego. Ci tenevo. Non è vero. Andiamo avanti, dai. Hai fatto? Com'è andata, cotoletta? Vittoriosa? Dai. Dai, che lo sappiamo. Dai, so via che lo sappiamo che sei stata un portento. Ah, vai. Oh no. Perché non ho più bombe? Dove abbiamo usato tutte queste bombe? Non mi caricare, ti prego. Statene solo che buono. No, no, no. Voleva, lo sapevo che voleva. No, no, state calmissimo, state Little Gordy. Danno. Beh, Ora lo lasciamo qua. Oddio, poverino Isaac. Non ero mai riuscito a vedere l'estetica di Isaac delle pince. Ah, che male nell'occhio. Ma poverino. Ma che male. Mi sto solo immaginando il dolore. Andiamo avanti. Sto soffrendo molto. Non posso nascondere che sto soffrendo tantissimo a lasciare lì le locuste di morte, però ahimè. Non c'è possibilità di salvezza e. Why not? Anzi, per te, why not? Dammi un HP up. Anche bello tosto. Tipo The Meat. Dammi The Meat, ti prego. Ho bisogno di un HP up che mi dia qualcosa. Beh, oddio, abbiamo già danno, eh. Il danno ce l'abbiamo. Abbiamo bisogno solo di. Hierophant? No, Moon. Ah, lo usiamo dopo. Va bene, dai, HP normale. Rotten Meat. Tu invece cosa ci dai di bello? Ok, va bene, un po' di carichetta. Guarda, grazie, però vorremmo un oggetto del negozio. Vale, hai un altro cuore marcio. Te ne vai? No, basta. Facciamo scoppiare questo. Vale. Speed down, grazie gioco. Come se di soldi ne avessimo ancora bisogno. Però va bene. Grazie. Grazie, gioco. Molto obbligato nei tuoi confronti. Grazie mille. On. Ma cos'ha questo gioco che non va con questa stanza? Allora. Ah! Ci sono due cuori? Perché non ho due cuori marci? Che valgono come mezzo. Ho capito. Oh yes! Abbiamo ancora il faccione bellissimo! E abbiamo anche restock! Orco! Orco, restock è bello! Lanciamo i denti. Ah! Ok, ho capito, la spaccadenti. La caramella spaccadenti. Lanciamo dei denti ogni tanto. Ok, bella, bella. Questa invece è. Eh no, sì, questo qua è un po' pericoloso. Attiva dei casuali. Attiva dei. Attiva gli oggetti attivi casuali, questo. Beh. Diciamo che è un poco pericolosa. È un poco pericolosa, lo ammetto. Però può essere simpatica. Che è successo? Ixiva! Benvenuta nella ciurma! Come stai quest'oggi? Tutto a posto? Il tuo lunedì si prospetta essere interesting quest'oggi? Ah, come puoi vedere qua siamo un po'. Siamo un po'.
Abbiamo appena perso del tipo. Però non ci si preoccupa di niente, nessuno. L'importante è che abbiamo ancora i buffi. Almeno questo. I buffi sono bellissimi. No, accidentaccio a te. Sì, bravi. Inseguitemi, inseguitemi. Tutti sono bravi a fare danno da contatto. Magari. Oi, e soldi. Ok. Perché questo seed è. Questo seed c'è dentro la parola ricco. Ci stiamo facendo solo che soldi. Ah, nulla. Nulla. Mi sono fatto prendere. Alla fine, fra le schivate, non sono riuscito a scappare. Comunque, bentornata, cotoletta. Allora, stavamo dicendo prima, no? Com'è andata? Siamo tutti sicurissimi che il tuo risultato sia stato. Ma non può essere altro che positivo. The Nail. Ah, bello The Nail. Ci ha dato anche un. Ci ha dato un coso. Come si chiama? Cois. Un Black Heart. Mezzo Black Heart in realtà. Però va bene. Almeno è qualcosa di protettivo. E nel caso che volessimo far distruggere una stanza. Oh, prendiamo il danno e. Va. Anche perché. Non tutti usano i cuori neri a proprio vantaggio. Secondo me qualche volta bisogna. Però. Ahimè. Ah! State alla larga da me, ti prego. Guarda, che va sempre più veloce. Ah. E cos'è che ti vogliamo? Distruttivo nei tuoi confronti, ovviamente. Voglio trovare. Cricket Head. Oh, Crooked Penny? Oh. Mio Dio. Credo sia meglio. Prendiamolo. Vai. Doppio Crooked Penny, però. Vado dopo quella di letteratura. Orca. Questa interrogazione qual era? Qual era, cotoletta? Cosa hai fatto adesso? Scroll Penny! Mi hanno perso tutto il negozio. Oh, ma questi sono i champion dorati? C'erano soldi? Ah! Ah, t'ho beccato, eh! Era la nostra unica bomba, se per questo. Ma non lo di. Ah, no, sono i champion super veloci. Altro che dorati. Questi non ci danno nulla, anzi. Ci danno un mal rovescio. Ah, la velocità di Usain Bolt, stavo per dire. Oi, grazie! Dammi danno. Grazie! Sono molto obbligato nei tuoi confronti. Lascerò questa qui così avremo la Cracked Key dopo. Faccio il quarto. Ah, ok. Sei quart'anno di superiori. Dai, dai, ce la fai, ce la fai. Sono sicurissima che ce la farai. Però che interrogazione hai fatto quest'oggi? Non so se voglio aprire la stanza. Non so se voglio aprirla. Non la aprirò. Ehi, cuori! Ehi, nemici! Ah, quanto mi piacerebbe volare a vedere cosa ci sono quelle altre cose. Qua c'è un negozio che mi sa che vale la pena andare a vedere. O anche no, eh. O anche no. Però questa tinted rock la voglio. Grazie! Vai, Smorrock! Io ci provo. Cricket Head! Hierophant! Vai, a posto, grazie. In realtà, come ora abbiamo così tanti cuori che potremmo anche tentare di guardare dentro cosa ci offri oggi, cotoletta. Oh, un'altra. Dai, dammi un'altra chiave, ti prego. No! È una bomba, volevo dire, una bomba. E niente, devo dire vita e morte, miracoli di Manzoni. Oh, Gesù santo, Manzoni. Terrificantissimo, Manzoni. Io quella letteratura non mi piaceva, cioè più che altro Manzoni sarà anche uno dei più grandi scrittori che sia vissuto, però miseria ladra, oh, ma poteva scrivere un po' più semplice per le povere anime che danno. Oh, Tears Up, grazie. Poteva scrivere un po' più semplice, cioè, Fede, Lux, cioè, spiegateci un po' Manzoni, se volete, dai, così ci ha acculturato un po' a noi corsari che, almeno io non so nulla di cosa, di letteratura.
Però così aiutate almeno la buona Cotuletta, dai, la buona Lilith. Non avvicinatevi, ma minimamente per sogno. Ok. A inglese era l'interrogazione di adesso. Com'è andata? O forse è meglio non chiedere. No, dai. Dimmi tu, Cotoletta. Cioè, aia, dai. Meglio non chiedere oppure possiamo chiedere a sentimento. Le biografie fanno schifo. Ehi là. Oh, yes. Perfect. Oh. Oh. Ah, potevo prendere solo uno. Però è carino, Birthright. È carino. I found peace. Justice. No! Ci ho provato. Nulla, nulla. Avido, avido. Mi sono reso conto, avido. Allora, il Minion Re non fa nulla. Qua lo dico e qua non lo nego. Però se avessimo altri minion farebbe qualcosa. Ok, sta il tipo su che fa casino. Mo controllo come andà. Cioè il tuo vicino sta facendo casino addirittura. Orpo. Non va poi che giornataccia. Vai. Quindi in realtà con questa corona sono anche propenderante dal perdere i cuori rossi, eh. Sono molto propenderante dal perdere tutti i cuori rossi che ho. Bravissimo! Bravissimo, Little Horn! Bravo! Pentagram! Assolutamente! Dai, bene. Qua invece? Allora, io prenderei la Satanic. Così abbiamo cuori. E attiviamo anche attiviamo anche la coroncina. Vai, preso. No, mi sa che ho sbagliato. Almeno non del tutto. Mi sa che questo oggetto funziona solo se abbiamo un cuore rosso. Ok. Mi sa allora che era così. Allora dobbiamo semplicemente aspettare di avere un HP up e dobbiamo tenercelo per sempre. Dobbiamo tenerci l'HP up per sempre, almeno uno. Va bene. E allora nulla. Andiamo avanti. Speriamo che ci diano un HP up da qualche parte. Ma in realtà non è troppo difficile avere un HP up. Cioè, guardate, lo possiamo anche far così. Se abbiamo un po' di fortuna, eh. Se abbiamo un po' di fortuna, lo facciamo al volissimo. Quindi, questa la voglio saltare comunque perché, voglio comunque provare ad avere la stanza del planetario al piano successivo. Però teoricamente, se noi andiamo qua su e qua. Cioè, potevo provarci, semmai. Ma ahimè, ci è andata male. Do not cry over sleep. Ehi, è suspeito. Per chiave? Nel caso. Mi vuoi dare qualcosa? Una carta? Stay stars! Boh, andiamo avanti. Vabbè, fa nulla. Non abbiamo avuto fortuna. Se... Accidente! Allora, se trovavamo del tipo il piccignaccolo classico là che diceva «Ehi, dammi i soldini, gentile signora, il mendicante!» ci poteva dare il coso. Ci poteva dare il cosissimo, là, capito, no? Lui, un HP up. Boh, guarda, ci può stare, due bombe in più. Abbiamo lasciato il trinket al primo piano, quindi siamo a posto, possiamo andare avanti tranquillamente e possiamo trovare qualunque trinket che ci... Catacombs XL. Che odio i piani XL così, uno dietro l'altro. Ah, vabbè, però abbiamo più probabilità di cercare cose. E tra l'altro con l'XL forse... Forse c'è anche più probabilità che ci sia spuntata la stanza del planetario? Sarebbe molto interessante. Sarebbe molto interessante e... Beh, non ci farebbe affatto male. Non ci farebbe affatto male trovarla. Molto, molto wow. Vai, andiamo. Esploriamo tutto il piano. Sono... Oh, dai, appena 10:30. La mattina è giovane. Giovine proprio la mattina. Non fate nulla di sgarbato. Nulla di sgarbato, sgarbato, posso essere solo... Solo io, solo io, solo io, ui! Ok, dove sono andati? Vai, anche voi, scappiate! Più o meno. Perfect! C'è tipo... No, non mi pare di vedere... Ah!
Ah, c'ho più range di voi? Quanto mi dispiace, bestie bruttissime che non siete altro. Hierophant. Ma grazie mille. Stars. Dai, usiamolo. Oh! Ah! I like it, il tuo piccolo boom. Il piccolo boom non l'abbiamo ancora trovato. Orca miseria! Cosa oggi? Ma perché questa stanza che non so come schivare? Credo di aver capito. Non voglio entrarci più. Non voglio entrarci più. Oh, bravissima cotoletta. Dai, guarda che botone. Ah, dai, fai fenomenale. Dai, brava, brava, bravissima. Sono felicissimo. Ah, dai. Beh, dai, si è messa bene, immagino, a questo punto, no, Lilith? Cioè, perché è sparito. Non mi piace più questo oggetto. Voglio cambiarlo. Comunque qua c'è la seconda treasure room. No, non fate gli sgargiulli. Va bene. Vai, cosa c'è qua? Doppia pretty fly, vai. Hello flies, yes. Vai, ancora una e possiamo ritenerci belli belli che fuerti. Poi vorrei anche un po' di fortuna. Dai, dai. Allora non ci preoccupiamo di nulla. Dai, l'estate è assicurata. Dai, dai, molto molto bene. È proprio la cosa best della scuola, l'estate. 3 mesi dove spamparazzarsi e non fare assolutamente nulla. Mi sono messa bene. Matematica un po' meno. Vabbè, diciamo che matematica delle superiori è sempre tosta in un modo o nell'altro. Peraltro dipende anche dal professore. Perché almeno io alle superiori avevo un professore che non mi faceva piacere la matematica. E non ci faceva piacere la matematica in generale all'intera classe. E quindi nulla. È andata come è andata. Ovvero che tutti erano insufficienti praticamente. Anche i più bravi della classe avevano il 5. Pensate un po' voi. Cioè, andavamo così male in matematica che siamo riusciti, non chiedetemi come, a mettere nell'esame, a far chiedere di mettere nell'esame della maturità. Sapete cosa? Sapete cosa? Ginnastica. Noi abbiamo avuto ginnastica come materia dell'esame di maturità. Volete chiedermi cosa abbiamo studiato, cosa abbiamo dovuto dire in ginnastica? Abbiamo dovuto dire robe sul corpo umano, che è sicuramente molto meglio di matematica, sinceramente. Molto meglio di matematica. Ah, che felicità, che siamo stati proprio felicissimi. Le grazie. Questo è bellissimo. Allora, questo è bellissimo, sì, ma no. Oddio, in realtà è bello in generale, credo. A te piace la matematica? Ah. Che è successo? Oh, ho sentito tipo uno schiaffo. Cos'è stato? Plaf! È scappato. Una lacrima schiaffo c'era. Non ho ben capito. Un danno per tutte queste. Due danni per tutte queste cose? Non lo so. Questa cosa non mi piace. Faccio saltellare questo. Oh Gesù. No, no! Vai, God Tears, picchiatelo! Via, andiamo avanti. Ah, non capisci più nulla. A che punto siete arrivati, per caso? Integrali? No, no, integrali più da quinta. Siete arrivati chiaramente tipo logaritmi. Forse logaritmi. Probabilmente logaritmi. Lilith, non chiedermi cosa sono gli integrali perché non vuoi saperlo. Non vuoi. Credimi, può piacerti la matematica, ma non, almeno se io fossi nei tuoi panni non chiederei cosa sono gli integrali, perché non me lo ricordo nemmeno io cosa sono esattamente. Sono tipo cose. Sono cose che servono, che servirebbero teoricamente agli ingegneri,
Ma io purtroppo non sono totalmente un ingegnere, anche se sono meccanico meccatronico uscito dalla mia scuola. Quindi, na nada. No! Dai, non è spawnata la sala ancestrale, no! E boh, andiamo avanti. Però questa la prendo. Oh! Oddio, beh. 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 Io direi che un paio di stanze me le faccio, così, in amicizia, no? Giusto per avere... Ah, ma sono lacrime che te le trasportano! Ah, che vorrei trovarle. Devono essere divertenti. Derivate, asintoti. Ok, va bene. Oh, Gesù santo, è vero. È vero, gli integrali sono il contrario delle derivate. È vero. Le derivate, non mi ricordo nemmeno cosa sono. Cioè, beh, non mi ricordo nemmeno cosa sono le derivate da quanto ci facevano ribrezzo in classe, cavolo. Ce lo puoi ricordare, Lilith? Allora, lo so, non dovrei chiedere perché porto solo cattivi ricordi in mente, nella mente del giovane Kois, del vecchio Kois. Però, beh, sarebbe comunque divertente riuscire a capire gli integrali durante le nostre scorribande nei mari videologici. No. Cosa c'è qua? Nulla di interessevole. A lei, lei. Prendiamo la batteria. Andiamo via. Andiamo dai boss. E speriamo nella tua uscita, cotoletta. Perché... Oddio. Sì. Possiamo solo sperare nella tua uscita. Perché abbiamo tipo distrutto la possibilità di trovare gli angioletti. Non del tutto, però. Cioè, effettivamente, se facciamo sacrifici nella sala dei sacrifici, abbiamo visto che volendo la possiamo ritirare fuori. La... Possiamo ritirare fuori la percentuale angelica. Allè. Oh, la lacrima di Mida. Molto ben apprezzata. Ok, no. Aia. Ok, va bene. A posto. Però domanda, li sai fare? Così, no? Perché magari non sai cosa sono, ma dato... Oddio, no, effettivamente si dice che non capivi nulla. Però insomma... Vedo che ormai la matematica di questi tempi la studiano solo i matematici. Lasciamo ai matematici la matematica e noi prendiamoci tutto il resto, dai. Non credo sarebbe troppo malvagio come idea. Ehi là, Lord of the Fry! Ma tu pensa? Vuoi farmi diventare te stesso? Forse? No, oddio. Servono così tanti oggetti delle mosche che forse non abbiamo nemmeno più tempo per farlo. Na na. Ah, na 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 na
Accetto. Dai, a posto. Andiamo al volo. Dai, andiamo avanti. Oh, bello lui. Ma stai lontano da me, per l'amor del cielo. No. Devo ancora capire come funzioni, Bumbo. Aia. Dai, ma che ti sei schiantato nella mia facciona. Ti prego. Ah, si è confuso. Ok, quindi quando sbatte contro le pareti fa franare tutto. Un po' troppo fra. Aia! Ho perso due cuori contro sto bumbo. Ah no, ma che... Ma dove sono i miei HP? Li prendiamo dopo con la cosa. Oh! 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 Non farlo! O lo fai? Direi che adesso abbiamo solamente bisogno di un HP up, ci si attiva la coroncina e saremo invincibile. Ah, quindi. Andiamo un secondo a prendere tutte quelle ricompense che c'erano al posto dei danni, eh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.
Oh, Eden, sei diventato una divinità malvagia. Il grande antico Cthulhu sei diventato. Oh, guarda qua, c'è anche la capa in mezzo. A lei. Tutto per noi. Lei. Ho notato ora che ho una serratura in testa. Hai una serratura in testa? Cotoletta? Oddio, ma sai che è bello? Cioè, sarebbe bellissimo ora che ci penso un film dove per puro caso il protagonista ha una serratura in testa. O un anime. Cioè, che bello, tipo un anime dove si apre la Oddio no, sei come Brook! Sei come Brook di One Piece. Ti apri la testa e la usi come... La usi come scomparto segreto. Oddio, che bello. Lilith. Sai che bello avere la testa apribile? Ah, che paura, non mi caricare, ti prego. Fatto, cosa c'è qua? Judgment. Ah, non da te, ti prego. Non ti sei offeso, vero? Non mi vuoi colpire malamente. No, 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 no. Stavo per andare nell'angoletto in alto a sinistra. In alto a destra, scusate. Stavo per colpirmi con quella maledetta roccia. Ah, la statua, è vero. Sì, allora, stranamente, cotoletta, non si sa bene il perché, ma non funziona con nulla. Cioè, credo che tutti al mondo abbiano pensato che quella cosa potesse significare tutto. Vediamo cosa succede. Più che altro, noi abbiamo bisogno solo di un cuore rosso. Non dobbiamo né aumentarli né diminuirli in questo momento. Non dobbiamo fare né una cosa né l'altra. Quindi, ora siamo su Tetsuno. Quindi al prossimo piano c'è mamma. Ok. Però non è affatto male aver trovato questa cosa. Perché magari c'è. Chaos Card. No, anzi, Tricol. The Fool, The Chariot, The Hermit. Andiamo nel negozio, dai, qua a fianco. Vai. Va bene? Sackboy. Ah, qui c'è la gomma. Altrimenti c'è l'oggetto lì delle chiavi sanguinolente. Aumentiamo la percentuale di Shetana. Perfetto, 5%. Vai. Andiamo. Oi, addirittura! Ah, quello lì è il buco nero. Cioè, praticamente è un attivo carino. È un attivo carino. Praticamente lancia un buco nero che attira i nemici. Non mi ricordo per quanto, però. No, ne è malissimo, cosa è successo? Vabbè, tanto adesso mi rifaccio questo coso. Così. Perfect. Ecco qua la coroncina che si è attivata. Già. Attack speed, velocità delle lacrime e range. Sì, infatti, è il buco nero che attira tutto. Ok. Disable evil. Dai, vediamo di distruggere sti signorotti. Oi, signorotti! Dov'è il fratellino? Ce n'erano due! Ce n'erano due! Ce n'erano due! Spero che voi vi ricordiate che ce ne sono due di sti affari! Sì, bravi, bravi. Bravi loro! Avete tentato di farmi il trappolone? Non ci siete riusciti? Va attaccate! Al secchio proprio! Va attaccata la polena. Vai, saliamo, ok. Dobbiamo comunque spicciarci un pochettino, che il servizio civile comunque è sempre alle porte di ogni santo giorno. Quindi dobbiamo sempre andare alla giusta velocità. Per far sì che viviamo il più possibile d'avventura e allo stesso tempo riusciamo a fare anche le nostre dosi di cose quotidiane. Perfettissimo. Usable evil. Quanto sarebbe rotto riuscire ad andare nella stanza degli angeli in questo momento? Quanto? Non lo so. Vai a fare colazione adesso. Va bene. Sembra giusto. Sembra giustissimo. Io ho fatto colazione con la pizza di ieri praticamente. Dai, va bene. Buona colazione, Lilith. Ci si becca tra poco nel caso. Va bene. Scapular, pray for a miracle. Vediamo cosa ha da offrirci la Sacrificial Room.
In realtà possiamo entrare nella Sacrificial Room senza far nulla, ora che ci penso. Dobbiamo andare solo di qua. Ta. Ok, ehi là. Vai. Alle! Non c'era assolutamente nulla. Ah, questa ci provo. Certo. Però ci provaci finché puoi. Non potete nulla contro di me, nulla. Nulla, dovete solo che perire nelle profondità del cois. Volevo dire qualcosa di brutto, Maitrian. Buona la pizza, sì. Tra l'altro pizza fatta proprio da genitore. Pizza fatta da mia madre, praticamente. Quindi anche buona, dai. Era il pesto e le patate. Lo so, non è una pizza molto strana, però è buona. È più buona di quel che sembra. Altri anni positivi. Ok, va bene. 1, 2, 3, 4. Tears up, grazie. E 48 hour of energy. Va bene, grazie. Ah, cioè, sarebbe interessante, però no, dai, siamo a posto, dai, per ora siamo a postissimo. Dai, questa dovrebbe essere un easy the beast. Per il momento dovrebbe essere un easy the beast. Non ho intenzione di dire nulla, però dobbiamo stare comunque molto attenti. La coroncina rossa ci sta aiutando. Che è successo? Isaac, state calmi un secondino. Strength. Beh, oh. Apple of Sodom. Gesù santo, molta paura. Ehi là, oh no. Ok. Questo è Depsum, vai. Loki, bello lui. Ah, oh Gesù santo, che arena brutta. Questa è un'arena bruttissima. Cioè ci sono quattro statue che ti sparano. Cioè credo che questo sia il Loki più complicato che esista. Solo per il fatto che ci sono le statue. Eh sì, bravo Loki, spara. Brimstone. E poi... Vabbè. Giace qua? Nulla. Ok. Ok. Allora. Oh, cotoletta. Cosa hai fatto per colazione? Dici un po'. Noi qua, come puoi vedere, sono successe un po' di cose. Sono successe un pochettino di cose. Cioè, abbiamo trovato il brimstone. Non male, eh. Niente affatto male il Leviathan qua, bello. Ma a sto punto penso che mi terrò la... Aia. A sto punto penso che mi terrò la... La Maggie's Fate. Me la terrò... Proprio così. Ah, me la tengo solo perché così abbiamo cuori da dare, da darti, cotoletta. Vai. Andiamo. Adesso scendiamo. Ci verrà restituito il potere della coroncina, perché avremo un cuore. Ecco qua. È la Strange Door. Quindi, troviamo il teschio, innanzitutto. Ui. Va bene. Ehi, vabbè. Certo. Boh, nulla di che. Nah. Ah, ma sono... Ah, le lacrime che si mangiano. Oddio. Ti tratti comunque bene, cotoletta, eh. Cioè, Lilith. In realtà non lo so, perché... Cioè, no, più che altro a me piacerebbe davvero chiamarti un sacco Lilith. Però devo ancora farlo venire naturale. Però comunque ti tratti molto bene, eh. Moltissimo bene. Davvero tanto. Un muffin per colazione deve essere qualcosa di wow. Chuff Clubs, va. Ho sbagliato. Ah, Ace of Spade. Double Active. Ok, basta però, Cois. Basta. Insomma, smettila di comprare cose. Hai bisogno di questi soldi, più o meno. Vai, aumentiamo le robe di Lucifer. Andiamo. Entriamo qua dentro. Alle. Ehi, l'occhio di Gappi. Ecco Lux, così lo vedi. Questo qua è il Gappisai. Adesso vedi? Nella chest vediamo che c'è un cuore rosso e una bomba. Chiami come vuoi. Va bene, va bene.
Allora nel caso verranno fuori un sacco di tentativi di chiamarti Lilith, perché secondo me è un nome super wow. Ah, quindi andiamo avanti, dobbiamo trovare questo The Fool. Vediamo un po' se lo troviamo. Tanto che qua distruggiamo il mondo con queste cose. Peach! Ciao, grazie dell'host. Come stai, cosa? Tutto a posto? Perché con un titolo... No, bestiamo, 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 non è bestemmiamo, bestemmiamo, no, no, è bestiamo. Cioè, veramente è un gioco di parole, è un gioco di parole con il boss finale che stiamo andando a fare. Che si chiama The Beast. Quindi appunto dato che è una bestia, andiamo a bistare male, no? Bestiamo, quindi è uscito fuori, ma non è bestemmiamo. Io devo farmi il latte. Ma mi spiace sporcare la cucina appena pulita. Aspetta, cotoletta. Cioè, cos'è questa storia? È tipo una di quelle maledizioni? È una di quelle maledizioni che dici: se io provo a usare il latte, viene autodistrutto il pianeta, tipo? Peccato, pensavo ti fossi convertito. No, ma che convertito? No, no, Peach. Ma che convertito? Io mi sono appena convertito a questo essere nuovo che mi sta piacendo. Non posso. Cosa mi dai tu con le bombe? Chi si ricorda? Chi le bombe? Esploriamoti un po'. Oi! Coso, guarda che ti faccio scoppiare in aria anche se non posso, eh. Ma vai un po' a quel paese. Ah, è sempre bello farlo incavolare. Cosa hai detto di me? Cosa hai detto di mia madre? Ah! Si apre, cattivissimo, ti picchia. Usiamola, giusto per. Ah, dov'è questo bel teschietto che stiamo cercando tanto appassionatamente? Ahimè, se lo sapessi, finirebbe tutto molto più in fretta. Molto più. Oi, coso. Ma per sbaglio hanno dato più sinergia al Brimstone. Ah, perfetto. Perfect. Cioè, in realtà esiste l'oggetto Perfection che lo vorrei. Secondo me lo vorrei perché se... Ehi, chiave dorata. Perfetto. Eccolo qua. Preso. The Fool. Ed ecco anche... Mamma. Che beh, ho fatto come ho fatto esattamente come fa la. Ho fatto esattamente come farebbe. Cosa? Come farebbe Big Mom. No? La risata di Big Mamma, mamma! Mamma mia, che personaggio odioso. È uno dei quattro imperatori che detesto di più. Anzi, non è che ce ne siano tanti, eh. Cioè, Teach, ovviamente, è odiato perché Teach. Perché Barbanera fa le cose terribili, lui è veramente il pirata più terribile del mondo. Big Mom è fastidiosa per la risata mamma mamma, anche se a volte è simpatica. Kaido è bello perché è forte. E nulla. Poi c'è Shanks che è un figo. E poi c'è Luffy che è diventato quinto imperatore, un po' così, nominato così per fare titolo da giornale. E nulla, che fa tante tante cose. E noi abbiamo appena rovinato la build, credo. Noi abbiamo appena rovinato la build. A meno che. No. Cioè, a meno che non troviamo un Beggar dei cuori rossi. Quindi un Beggar. Un Beggar satanico. Che ci possa. Togliere un cuore. Togliere l'Eternal Heart. L'abbiamo un po'. Aia. Abbiamo un po' rovinato la cosa. Intanto abbandoniamo qua il trinket. Intanto. Proprio così. Qua apriamo. A Tears Up! Va bene, grazie. The Said Onion, Tears Up. Quanto veloce lo carichiamo il Brimstone adesso? Troppo? Vai, andiamo. Shanks mi farebbe tornare. Ah, beh, è inutile dire che Shanks è proprio un gran uomo. Un bellissimo uomo, Shanks. Cosa ho
Sono scemo. Sono un... Sono scemo. Oh. Sono scemo. Che tristezza. Ho sbagliato tutto, ho sbagliato. Che oggetti ho preso? Ho preso oggetti nuovi? Un allocco sono stato. Non dovremmo. Devo ricominciare. Cioè, devo... Ho sbagliato tutto. Oh! Cioè, sono rientrato nel piano di mamma. Ma sono stupidissimo. Gesù santo, dai, Kois. Ma come fai, io mi domando? Io innamorata di Ace e di Low. Bello. Belli, belli. Sono proprio dei bellissimi personaggi. Certo, abbiamo cominciato di nuovo bene. Però dai! Ci abbiamo sprecato un'ora praticamente. Proprio per la mia scempiaggine, eh? Non per altro. Questo cos'è? Mass enemy slowdown più damage. No. Ah, e dai nemici escono ragni. Carino. Carino. Poi costa anche due. Non costa nemmeno tantissimo. Anche utile. No, però guardate. Possiamo lasciare stare? Possiamo lasciare stare la run? Cioè, la run precedente era vinta. Era vinta e io sono stato proprio... Ma proprio... Mi stanno venendo in mente solo brutte parole. Eviterò di dirle perché sono un gentiluomo. Da noi, da classico corsarismo che siamo. Noi siamo delle persone onorevoli e non ci arrabbiamo. Ma non vi posso nascondere che sono davvero, davvero tanto, 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 tanto seccato da ciò che è appena successo. Ma tantissimo. Tantissimo. Troppo. Sono davvero troppo seccato da ciò che è successo. Troppo. Cioè mi sta proprio salendo da dentro una fiamma di ardore, puro ardore, che mi sta dicendo: oh, che cacchio hai fatto? Ma proprio nella maniera più volgare che mi sta venendo in mente. Ah, dai, quindi Kois, dobbiamo solo calmarci, no? Adesso facciamo un po' di meditazione, un po' di meditazia, no? In modo che... Ah! Ok, non fa poi così tanto danno i boss, però... Beh. Ok. Scusate, ma sto letteralmente facendo meditazione perché sono davvero molto, molto incavolato. Molto, molto. Non so, lo so che non sembra. Perché anni e anni di... Anni e anni di allenamento sono serviti a questo, a far sì di non incavolarsi. Ah, Gesù santo, ci rideremo sopra fra qualche giorno, io lo so. Lo so che ci rideremo sopra, ma ahimè, per il momento provo solo detestudine. Beh, oddio. Guarda, la testa di Isaac è utile. La testa di Isaac è utilissima. Andiamo pure avanti così. Direi che non è affatto male. Allora, come ora vogliamo trovare gli angeli. Gli angioletti cari, sì, certo. I nostri classici angioletti, perché questa volta non abbiamo cuori da poter darti, cotoletta. Ah, Gesù santo, che... Dai, basta così, dai. Ormai è andata. Andiamo avanti, che tanto questa run si prospetta rotta come la precedente. Se non di più, dato che abbiamo Incubus. Dato che abbiamo Incubus, si prospetta anche più rotta della precedente. Quindi devi essere solo che felice. Che in realtà eravamo davvero rotti nella precedente. Avevo anche un brisco. Dai, basta, andiamo avanti. Dai, so that. Andiamo avanti. Volevate! Io dovrei utilizzare più spesso sto mushroom damage. Perché vedete costa 2. Cioè lo possiamo fare sempre, tipo. Anche se ci sono minion nella stanza di boss, per esempio. E potrei saltare volendo questa treasure room. Sì, dai, siamo già forti, andiamo. Ehi, Larry! Facciamo un po' così. Mass damage! Adesso tutti i suoi pezzi avranno molta meno vita di quel che dovrebbero avere. Guarda, mamma mia, burro sei, Larry. Vai, poverino. Ecco, vai, scoppia. Bello lui. Ah, velocità? Ah no, range, va bene. Non entriamo, abbiamo bisogno di cose. E andiamo giù, vai. Speriamo di trovare la stanza ancestrale, dai. Non sarebbe affatto male.
Non sarebbe affatto male trovarla. No! Stanno venendo tutti di qua, eh. Ma vediamo se avete il coraggio di subirvi una tempesta di 7 danni. Vai, vai, venite. Una tempesta di 7 danni di... Oddio, in realtà è molto più di 7 danni di DPS. Un sacco di DPS qua in mezzo. Però dovete solo che aver paura di noi. Solo quello. Ma te è grosso, Larry. Era gigantesco. Era il champion. Diciamo che Larry può spawnare in molti modi. Stavolta hai spawnato sia champion, quindi verde, cattivo, che faceva cose, non mi ricordo cosa faceva il champion verde. Non, diciamo che Larry è talmente scarso che praticamente molto spesso non ti rendi nemmeno conto di cosa fanno le sue versioni champion. E però appunto stavolta hai spawnato alla sua lunghezza massima. Quella era la lunghezza massima di Larry, quindi è anche raro da vedere, non rarissimo, però è raro. Perché molto spesso te lo ritrovi in 2 pezzi, 3 pezzi, 4 pezzi, invece questo era tutto intero, bello grosso. Proptosis, vai, a posto. Short mega tears. Very, very good. Very good indeed. Direbbe il buon. Non mi ricordo come si chiama di Dark Souls 2. Dai, scoppiate qua con. Non ho paura più di nulla e di nessuno con Proptosis. Coraggio. Cioè, abbiamo praticamente perso il potere del range. Ma non è di nostro interesse al momento. Siamo rotti. Abbiamo bisogno di angeli che ci rendano ancora più rotti. Allora, volendo per renderci più rotti, dato che abbiamo meno range, una spada. Tipo, o la Spirit Sword sarebbe bella. Che l'avevamo anche trovata. L'abbiamo trovata e abbiamo perso. Ah, è vero. Abbiamo perso con quella. Cioè, non per colpa di quella, ma con quella addosso abbiamo perso. Era successo ieri. Era successo ieri, sì, era domenica. Sì, era domenica, solo che non mi rende. Solo che, evidente, c'era un po' da rendersi conto che il fatto che normalmente di domenica non faccio Isaac, però ieri è successo che abbiamo fatto Isaac perché. Diciamo che non c'erano programmi da fare, diciamo. A parte quello che avevo tanta voglia di fare. Negozio non entriamo. Qua c'è il boss. E là una bomba fa miracoli. Oi, cosa? Ale. C'è ancora una possibilità in realtà che ci sia la cosa, eh. Andiamo a vedere. Se c'è dovrebbe essere qua a destra. E invece no. C'è un keeper però. Un fastidiosissimo keeper. No, un grid. Questo qua è un grid, non è un keeper. Un grid maledetto. Vai, andiamo. Quindi adesso io farei. 1. 2. 3. Beh, grazie. 4. Ehi, Misotis, forget me not. Non so cosa fa. Non so davvero cosa faccia Mikotis. Credo. Non, no, in realtà non lo so. Non so. Se lo sapete, liberissimi di dircelo. Ah, qua. Oila, sei tornato. Vai, lo piglio. Birthright. Aia. Prendo il cuore d'osso. Ale. Doniamo 10 monete? Forse non funziona la prima volta, però. Eh no, infatti. Ah, sapete che credo di aver capito? Oh, grazie. Credo di aver capito perché non funziona la prima volta. La prima volta sto coso non funziona perché il suo effetto è rubare la percentuale del diavolo. Praticamente, riguardando, fra le varie volte che ci abbiamo provato, funzionava sempre quando avevamo entrambe le possibilità. No? Quindi, praticamente. Donare 10 monete e riduce la possibilità del diavolo per trovare quella di Angeli. Angeli! Nulla. Che sfortuna. Oh, ma però dai, show speed up. Buono. Temperance. Maybe you pull an art. Andiamo. Dai, su via. Ah, quindi, stavolta speriamo che. Io spero di aver imparato dal mio errore. E stavolta di andare dritto al punto. Dritto al punto dalla Strange Door invece di fare il cacchio. Che non sono altro, ok? Quindi dai. Proseguiamo. Siamo forti. Qua possiamo entrare perché non abbiamo cuori rossi, forse. No, dai, su via. Ma non ho cuori rossi. Ho capito che ho il cuore d'osso. Ma potevi farmi entrare, dai. Che malvagissimo che è quella stanza. Vabbè. Più semplice del previsto. Non far provare a far nulla, eh. Voi con uomini terribili. Neanche dall'altro lato. Belli loro. Ah, servirebbe un piccolo Dark Boom qua. Vai.
negozio. Treasure Mall, io forse la salterei questa volta. Nulla. Mi sono lasciato incantare. Beh, possiamo provare a saltarla anche qua. Solo che poi dobbiamo ricordarci quali piani abbiamo, in quali piani l'abbiamo saltata. Allora, se non sbaglio, abbiamo saltato Basement 2 per ora. E stiamo anche per saltare Case 2. In realtà potremmo fare questa tattica, magari, di saltare sempre nel secondo piano la stanza. O almeno quando andiamo da The Beast. Non è un piano malvagissimo. Non credo che lo sia. Quindi dai. Mettiamoci dritti perché la mia schiena stava piangendo. Stava letteralmente piangendo. E, beh, ho 22 anni. Cerchiamo di non... devo cercare di non rimanere gobbo a quest'età. Allora. Arcade? Ah, beh, in questo caso mi sei utile. Perché non mi hai alzato la... Non capisco. Ma mi sa che tutte queste cose funzionano solo quando abbiamo anche la percentuale di Satana. Dopo lo constatiamo. Lo constateremo poi sicuramente, in questi prossimi piani. Però sarebbe davvero wow scoprirlo così. Quindi saltiamo anche questa stanza. Andiamo avanti. Oddio, però magari può essere che la percentuale rimane sempre tale dopo aver saltato una stanza. Ok. Bene, siamo tornati ricchi. Oh, questo... Non ho capito bene come funziona. Però siamo ricchi. Però siamo ricchi. Funziona così. Che per il momento siamo ricchi. Proviamo. La mia si dispera. Cosa succede? Chi è che si dispera? Chi è che si dispera? Il micio. Ah no, giusto, il micio è tornato dall'amico, è vero. Non ho capito. Sono un po' confuso, scusa. Un po'. Ah. Sono un po' in tentativo di tornare in fase corsara zen, piuttosto che in fase corsara. Mamma mia, voglio spaccare il gioco perché ho fatto una cacchiata, no? Alle. Non devo più prendere monete, devo lasciarle qui. Come sono ricco. Aia, che botta pazzesca che mi sono ricevuto. Bestiaccia che non sei altro. Vieni qua. Tears up? Bene, benissimo. Sono molto contento. Proviamo a saltare anche questa. Allora, quindi abbiamo saltato Basement 2. Abbiamo saltato Caves 2. Ah, la tua schiena. Cavolo. Dai, allora mettiamoci composti entrambi. Dai, ecco, mi sono messo il più dritto che posso. Ovvero completamente... Ah, così, pronto. Ah, sei tu! Vai, scoppia. Non hai molte speranze. Volevi. Mamma mia, ti abbiamo distrutto. Oddio, range. È buono. Range è buono. Soprattutto nella nostra situazione, è buono. Allora, per sicurezza. Per sicurezza, dico solo per sicurezza. Vediamo questa qua. Non si sa mai. Non si sa davvero mai quel che può succedere. Ok, tra l'altro è incredibile che gli angeli non siano voluti uscire nemmeno adesso con il... Quanto? 70%? Lasciamo stare? Lasciamo incredibilmente... Ok. Cioè, non è ok. Non è ok per nulla. Cioè, io allora, fra tutte le cose di Isaac che ti ho detto di più, quello che ti ho detto è trovare XL, il piano di mamma. Io lo odio. Quindi adesso... Cerchiamo di stare molto attenti al da farsi, quindi. Oh, è spuntata! Era... Questo era Neptune, mi pare. Perché questo è Neptune. Neptus, open the flutage, infatti. Cavolo, non è male, questo è forte. Questo è forte, è quello che citavo ieri ai miei corsari. Praticamente si carica da solo una cosa e quando decidiamo di attaccare si scarica tutto in un colpo. Quindi è qualcosa di fortissimo. Dai, va bene. Andiamo. Questo ci rivoluzionerà la run, sicuramente.
Sicuramentissimamente la run rivoluzionata da questo oggetto. Certo, se riusciamo a. Se riusciamo a sfruttarlo. Certo! Lei! Che è molto forte, molto forte. Davvero molto, molto forte. Quindi adesso possiamo anche prendere la doppia treasure room. Perché stavolta possiamo, possiamo. Allora, quindi quando risaliamo dobbiamo ricordarci semplicemente di andare nel case 2 e nel basement 2 a cercare l'oggetto che abbiamo smarrito. Ecco qua, vai. Vediamo un po' quel che sapete fare. Ui! Chiaro, questa scarica di Mega Tears deve essere solo che potentissima. Cioè, io non me ne. Non deve essere affatto piacevole ricevere questa cosa in faccia. Tra l'altro doppia. Cioè, aumentiamo un po' i danni ed è distruttiva. Letteralmente. A parte che adesso abbiamo il 100% di angeli, perciò. E sarà l'unico patto che abbiamo fatto nell'intera run. Vorrei far notare anche questo. L'unico patto fatto nell'intera run. Nell'intera run. In questa intera run abbiamo fatto solo. Faremo solo questo patto. Perché lo faremo, non c'è modo di perderlo. Non c'è modo. Almeno non ho ancora trovato il modo di poterlo perdere. Guarda che bello che abbiamo il range. Rui! Ok, prima treasure room. Possiamo anche cambiare. Va bene. Ma provo io a cambiare con le monete. Esatto. Vai! Their blood brings rage. Perfetto, direi proprio che questa run è rottissima. Ecco qua il teschio con la X, anche l'abbiamo trovato. Quindi adesso possiamo anche trovare il boss, che siamo felicissimi. Negozio. Prendo questo in amicizia, item martyr. Questo non mi ricordo cosa fa. Beat the juice out of them. Ah, ci ricarica l'oggetto per caso? Credo funzioni così. Credo che ci ricarichi l'oggetto quando colpiamo i nemici. Ok, va bene. The Fool, perfetto. Beh, cosa posso dirvi di più? Stavolta non l'avevamo chiamata. Beh, effettivamente, stavolta non l'avevamo chiamata la Cricket Sad. Però, cosa posso dirvi? Alla fine è arrivato. Alla fine è arrivato. Beh, se adesso sbaglio, mi denuncio. Cioè, se io adesso sbaglio strada, vado a querelarmi da solo, guardate. Vado proprio alla querela, mi querelo, e non vedete mai più il cois. Letteralmente. No, no, dai, non è vero. Non è vero, scherzo. Però, sarebbe da fare se sbaglio di nuovo. Quindi, abbiamo dei full? Abbiamo dei full. Concentrazione c'è? Concentrazione, cioè, tu non vai da nessun'altra parte, Kois. Tu vai dritto, drittissimo, al boss. Cioè, no, 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 Kois, no, no, no. Tu vai drittissimo, Kois, alla Strange Door, stai ignorando tutto il resto. Dimentichi qualcosa? Abbattiamo sta madre? No, Sasori. Comunque, ciao, buongiorno. Come stai, Kois? Tutto a posto? Se hai letto la notifica, l'ho sbagliata. Se la notifica l'ho sbagliata perché mi sono dimenticato di cambiarla. Comunque adesso, almeno adesso sappiamo anche che notifica era. Comunque stiamo andando da pista adesso. Stiamo andando dall'altro. E siamo fortissimi. Siamo rotti, rotti. Siamo rottissimi. Comunque tutto bene, dai. Ho dormito bene. È stato proprio un bel risveglio. Contento di essermi svegliato. Ah, che pensiero traumatico. Contento di essermi svegliato, credo sia qualcosa di davvero triste da dire. Però succede, succede, sei contento. Alcune volte non sei contento di svegliarsi, per esempio. Dico, oh, volevo dormire per sempre. Però dai, non c'è male. Oggi si prospetta una nuova settimana, ovviamente, come lunedì, ricomincia tutto. Cosa c'è? Oh, Micropin! Il problema è se non ci svegliamo. Esatto, il problema è quello. Volevi. Ah no, ancora più. Dai, dai, ci svegliamo, ci svegliamo. Siamo sicurissimi. I corsari si svegliano sempre. Questo
con il pensiero di una nuova avventura in mente. Quindi, allora, Kois, sei pronto? Hai preso tutto? Hai the full? Bravo, Kois, allora vai. Distruggili. È uno. That's lost coin. Ok. Hai the full? Vai. Isaac. Ray. Ray. Perfetto. Le gallette di mais sono buone. Sono molto buone davvero. Ti fai un tatuaggio? Davvero? Che tatuaggio ti fai, Sasori, per curiosità? Cosa vai a farti? Oh, Gesù santo, ma che tristezza! La facciamo la boss rush? Facciamola. Spero che la sentiate. La mia musica preferita di The Binding of Isaac. Na 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 aia. Na 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 na
Sono più distruttivo di tutti voi messi assieme, boss! Non potete nulla contro il Kois! Cerchiamo di non morire, per favore. Che bella! Stiamo diventando sempre più forti con il nostro. Con gli oggetti che abbiamo. Cosa sperate di fare, eh? Ucciderci? Non avete speranza. Non avete speranza. Nah. Ciao morte, scoppia. Tu non devi fare nemmeno le falci. Mamma mia che mi stava per colpire. Na 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 na. Dov'è? Dove sono sti minion? Finiti? Dobbiamo solo colpire la scopa. Dov'è? Eccola! Le! Oh Gesù! C'è il Little Dream che si è trasformato in... C'è il Little Dream che si è trasformato in... In coso! Si è trasformato in... In incubus, che bello! Avevo tre incubus per un momento. Vai! Li distruggiamo completamente! Nico, ciao! Come stai questo? Tutto a posto? Mi perse... Aia, che male! Devo stare attento. Na 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 na. Dove sei? Prossimo. C'è anche... Ah, c'è lui. No, stavolta no, bello. Na 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 na. Chi è il boss? Ah, sei tu? Poverino. Vai, coraggio. Vediamo un po' quel che sai fare. Na 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 na. Chi è il boss? Pin. Ah, l'altro, The Frail! Va bene, distrutti. Poi, mostro 2. Aia! Vabbè, è comunque un cuore d'osso questo. È resistente. Aia! Cerchiamo di tenerlo in vita, sto cuore rosso, per l'amor del cielo. Ehi, coso! Scoppia! Non è che ti chiedo. Dopo, Nico, dopo. Adesso non c'è tempo. Adesso non c'è tempo per quella cosa. Appena finiamo qua. Cioè, appena finiamo. Appena vinciamo questa cosa, Nico. Ah. Che sei venuto direttamente qui a chiederlo, poi. Beh, pensavamo che stessi... Ieri pensavamo che scherzassimo. Invece, alla fine, possiamo davvero raccontare che sei venuto a chiedere... Di farti aprire il server qua in live. Adesso facciamo tutto, Nico. Ehi, mascherona. Mamma mia che tu sei un boss pezzente, però. Ok. Ok, abbiamo vinto. Vai, fatto. Beh, sei un master giocatore. Cavolo, se lo... Cioè, oddio. Non così tanto, ci siamo fatti colpire più del dovuto. Allora, quindi, Nico, facciamo questa cosa. Intanto, come te la stai passando? Tutto a posto, Nico? Ecco, fatto. Tra un po' si apre, Nico, il tuo serverozzo. Il nostro serverozzo, tra un po' si apre. Ah, quindi... Vabbè, dai, quindi, beh, almeno servizio mattutino, dai, così torni a casa un'ora decente. Vai, the full. Quindi, non abbiamo nulla da fare, nulla da perdere. Quindi, andiamo avanti. Dai. Andiamo. Siamo a posto. Mi faccio il simbolo che ha Meliodas sul braccio. Ah, carino.
Va bene, Sasori. Non è un'idea malvagissima, dai. Allora accetto anche io questa tua idea. Ah, tu preferisci. Quindi, Nico, tu preferisci effettivamente il pomeriggio. Come mai? Ah, così puoi dormire di più per nel caso. Ah! Aia, dai. Cioè, io posso solo supporre, Nico. Quindi, magari puoi dormire di più e questo è il motivo per il quale adori il turno pomeridiano. Nulla. Ale. Ha indovinato di brutto. Perfetto. Meno male che conosco i miei amici. Ale. Ok, il boss è qua. Giustamente è vero, non è un boss. Non è un boss. Questo non è un boss. Questo è la Death Note. Dov'è? Ecco. Dobbiamo trovare la treasure room prima di andare avanti. Oddio, in realtà possiamo anche non trovarla, eh. Possiamo trovarla dopo, nel caso. It's not a problem. Ok, dai, bene. Ne basta la pena entrare qua. A cosa stai giocando? The Banjo Kazooie, questo, Nico. È un gioco molto conosciuto a livello di roguelike. Quindi, praticamente, giochi nel quale hai un personaggio principale. Ci sono un sacco di oggetti da poter prendere che fanno un sacco di combinazioni strane, un sacco di cose super forti. E l'obiettivo di questo gioco è co il completismo. In parole povere, completare dei post-it che riguardano lo sconfiggere dei boss, trovare tanti oggetti. Sono un po' Zelda per Game Boy. Ci sono anche riferimenti a The Legend of Zelda, effettivamente. Questo cos'è? Card reading, A Link to Your Future. È un oggetto nuovo, non so cosa faccia. Per esempio ci sono dei riferimenti a. Per esempio ci sono davvero dei riferimenti a The Legend of Zelda. Per esempio c'è la Spirit Sword. C'è chiaramente la Spirit Sword che si chiama così. Ci sono anche delle challenge. C'è la challenge di Isaac's Awakening. Che praticamente è una citazione al gioco di Link's Awakening. Che è successo? Ho sentito. Ah! Era la lampadina. Ecco, Nico, non so se hai sentito in live, ma credo di sì. E si è aperto il server, quindi puoi entrare. Ah, no, è un bellissimo gioco. Hai giocato a Zelda The Minish Cap. E quindi, scusa, cos'è? È un gioco di Zelda con i kart? Ui, sono già dentro. Hai visto? Questo lo prendo io. Aia! Ma cosa ci faceva dall'altro lato quel coso? Ma ti prego! Ma che seccatura! Allora, aia, doi! Abbiamo perso entrambi. Abbiamo perso entrambi. No. Non so, via. Ma ti prego. Cioè. Che seccatura. E uno. E due. Quindi adesso. Datemi dei solar, vi prego. Ecco, grazie, non me lo meritavo, vero? Infatti, dai, non me lo meritavo, non me lo. Prendo questo. Oh, Max Bow, ok. Ok, va bene, dai, abbiamo un HP up. No, abbiamo. Dai, abbiamo perso l'Eternal Heart, cavolo. Porca di quella miseria. Cioè, non è possibile. Mi continuo a dimenticare dell'esistenza di quel dannato coso che mi. Ma meno male che non torniamo più in quella stanza, guarda. Mi stavo solo che innervosendo, davvero. Fammi passare. Cristina d'Avena. Dov'è il boss? Era qua sotto. No! No! Dai! Ti prego! Oh! È qui da qualche parte. Non è qui, lo so, non è qui. C'è addirittura Ragman come boss. Blea! Dammi Black Arsula, tutto quello che vuoi. Il cappuccetto simpatico comunque Nico deriva da un oggetto che si chiama Item Martyr. Non so cosa faccia, non, me lo sono sempre chiesto ma non ho mai scoperto cosa faccia. È praticamente, è letteralmente il cappuccio di una suora. È letteralmente il cappuccio di una suora. Perché diciamo che questo gioco ha molti riferimenti proprio di lore della Bibbia, proprio tutto religioso in questo gioco in realtà. Cioè ha molti riferimenti ai personaggi, a tutti i personaggi. Eh sì, infatti. Diciamo che sì, riferimenti ad altri giochi ce ne ha un po', non so quanti, Zelda sicuro.
E poi anche altro. Adesso. Aia che ma. No! Ma porca miseria. Dai. Ah, dai, stiamo concentrati adesso. Beh, Baby e Zelda, due fantasy di... No! Porca miseria, sto concentrato adesso, Devo stare solo che concentrato, solo che concentrato. Praticamente perdere la run così sarebbe tedioso. Mi odierei troppo, troppo. Quindi, siamo molto concentrati. Molto concentrati. Crescitino d'avena, aggiungerei anche. Niente qua? Niente che niente è... Come? Ma com'è una bestemmia? Ah, ok. Cioè... Non lo so. Sparo lacrime. The Binding of Isaac. Praticamente il gioco si chiama Le lacrime di Isaac. Il pianto di Isaac, praticamente. Il piangere di Isaac. Praticamente il metodo di attacco sono le lacrime. Scusate, posso fare una ricerca veloce? Potrebbe essere il portale di Delirium, Potrebbe. Potrebbe benissimo essere il portale di Delirium semplicemente. Però è diverso. L'avete visto che è diverso? È rosso e non è quello. Non è quello semplicemente. Quindi. Portale rosso. Isaac. Repentance. Questa secondo me dobbiamo saperla. No, non la porta rossa. C'è un portale rosso qua. Se si chiama portale Void. Magari è cambiato, No, è diverso. È diverso. Questo è un portale diverso. Non so cosa faccia. Non so cosa faccia. Portale Mausoleum. Mausoleum. Ok. Womb, Knife Peace, Gehenna. Scrivo in inglese. Sto scrivendo, sì, solo che... qui c'è Little Portal, no? Spawns flies and spider enemies until it destroys. Però, c'è... Qua, c'è questo qua, che non si può distruggere. Non è un nemico. Ciao, Nico. Ci sentiamo alla prossima, allora. Di nulla, di nulla. Ah, di nulla, Nico, di nulla. No, no, non posso. Sasori, non posso, non posso. Se è Delirium abbiamo sprecato di nuovo la run. Se è Delirium abbiamo sprecato la run. Sto cercando così. Fammi vedere. Transformation, Trinket, Expand. Allora, DLC Home. Allora, qua adesso sto guardando tutte le aree nuove. Allora, c'è The Shop, Ultra Grid, Sheol, Womb. Questo qua è quello classico del Gridier. Qua Capture 1, opzionali. Opzionali c'è il Blue Womb. Sheol, Dark Room, DLC The Void, Home, Corpse. No. No, che non dovrebbe essere nulla. Cioè, nulla non è nulla. Nulla non è nulla perché è chiaramente un portale strano rosso. Ma credo sia quello di Delirium. Quindi noi continuiamo la risalita. Perché il nostro compito è quello di sbloccare Tainted Eden. Il nostro compito è quello di sbloccare Tainted Eden. E anche quello di... E anche quello di sbloccare... Cioè, battere The Beast. Quindi non possiamo cincischiare in questo modo. Dai, andiamo. Let's go. Mamma mia.
Che disastro che siamo! Le! Pom 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 pom. Perché se non sbaglio noi qua, teoricamente, allora, noi non abbiamo preso l'oggetto solamente nel Cage 2 e Basement 2, no? Tutti gli altri invece li abbiamo presi. Quindi, andiamo. È uscito di nuovo! Stavolta però è giallo! Scusate, devo... No, dobbiamo scoprire. Forse un modo per uscire e rientrare nella vera zona... Magari annulli questo processo. E poi semplicemente riscendere. Magari è questo, Però dobbiamo scoprirlo. Quindi provo a cercare Death Note. Cerco Death Note. Forse è qualcosa del Death Note. E allora... Note. Ok, Daniel non può essere rilato o distrutto. Spine down dice. The only high treasure room. We still generating this special floor. Non... Death Rising... No, questi sono oggetti che non ho mai visto. No. Deve essere... Allora, io adesso ci voglio credere nel fatto che sia, per esempio, un modo per annullare la risalita. Penso che sia quello. Ok, Kratkid, intanto... Tanto la prendiamo. Però guarda, voglio credere davvero nella mia teoria. Aia. Voglio credere davvero nella mia teoria che sia semplicemente un modo per risalire. Per riscendere più che risalire. Stiamo morendo. Ok, mass poison. Bene. In realtà male perché abbiamo poca vita. Zero di vita, ancora poco. Dobbiamo stare attentissimi, Kois. Hai la vittoria in pugno. Non puoi morire qua perché sennò davvero... No, non lo prendo. Poverini. Ah, quindi... Ok, qua c'è stavolta il portale rosso. Continuiamo a salire. Case 2. Fatemi pure un cheat. Me ne rendo conto, ma davvero? Merenda. Ovviamente. Non stavo assolutamente per dire nulla di volgare, lo giuro. Basement 2. Qua dobbiamo prendere la treasure room. E per l'amor del cielo, Kois, ce la puoi fare. Cioè, puoi fare anche perché Beast ti restituisce 6 cuori. In un modo o nell'altro tu avrai 6 cuori da Beast. Quindi devi solamente resistere. Devi solo arrivarci. Kois. Puoi farcela. Arrivaci. Sei un mostro. Sei letteralmente un mostro. Tira fuori anche dei Soul Art da queste cacchette che puoi. Hai l'oggetto per farlo. Tiralo. Dai. Soul Art. So che possono uscire. So che potete uscire. Dai. Non me li merito. Lo so, sto combattendo malissimo. Me ne rendo conto. Dai, su via. Non posso rovinarmi le run così, in questo modo così sgar... No, tu no. Rallentiamolo, per amor del cielo. Ok, è morto. Ah, meno male. Allora... Ok, ecco il rosso che non serve. Mm-hmm.
risaliamo ulteriormente. Dai. Qua c'è un'altra tracker. Oh, Tinted Rock. Non è quello che volevo. Mamma mia, che paura. I'm sorry, Margaret. Ok, esplosi. No! Lontani da me proprio. Tutti, tutti, lontani. Stavo per entrare in quel coso. Non devo. Dai. Risaliamo, risaliamo. Ci siamo dimenticati della stanza segreta di Basement 2? Fa niente. Andiamo. Quindi. Ok, ci siamo. Ci siamo. The Chariot. La prendiamo per coso. La prendiamo assolutamente per coso. Una chiave. Dai, intanto abbiamo Tainted Eden. Poi vediamo cosa succede. Ok, eccolo qua. Tonno, ciao! Come stai? Cos'è tutto a po'? Yonok Challenge? Nessuno? Salame, salamaleku. Achievement sbloccato! Delete this. Perché? Cosa è successo? È il tampone! No. Non è il tampone, cioè, più o meno. Ah, quindi. Possiamo farcela. Comunque, come stai, Tonno? Credo di avertelo già chiesto, sono un po'... Oh, mi dai un soul art? No, eh? No, ma figurati. Allora... Non... Cioè, è come se lo facessimo con The Lost, va bene? Consideriamo, è una battaglia con The Lost, ok? The Lost e abbiamo Holy Mantle. Consideriamo questo. Abbiamo fatto questo coso con The Lost. Noi abbiamo fatto Dogma con The Lost. Dai, andiamo. Dobbiamo allontanarci subito dal televisore, intanto. Ok. Dai. No! Ok, televisore distrutto. Quindi, molto bene, Tonno, molto bene, grazie. Stiamo cercando di combattere con le unghie e con i denti contro Dogma. Aia. Chariot. Ti prego, non farlo di nuovo. No! Oh! Dai, ok. Ah. Vabbè, insomma... Diciamo che Sly è... diciamo, è interessante Sly, molto, molto... Credo che l'umanità mi sta ricrollando. Perfetto. Allora, quindi, adesso combattiamo come dovremmo, va bene? Rallentiamo tutto. Dove va? Qua, le sue mosche. Aia. No, che avevamo l'alimento, avevamo l'alimento. Va bene. Rallentiamo di nuovo. È vero. Aia, no, perché non ha funzionato? Perché non ha funzionato? Dai. Ok. No!
Dai, su via. Ok, allora. Dai, cosa puoi fare? Na 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 na. Dai, crolla. Ok, bravo. Poche fiamme, no? Adesso scoppia le fiamme. Ok, bene. Adesso, quindi, vieni qua, morte. Tocca a te, con la tua bella falce. Rallentiamolo subito. Ok, non, le fance non vengono rallentate, viene rallentato solo lui. No! Ma mi hanno mancato per un pelo. Raggio. Ok. Beast, quindi, dai. Ma c'è infinita la rantella? Allora, la rantella la ricarico perché siamo riusciti ad acquistare un oggetto nel negozio che ci permette di ricaricare gli oggetti facendo danno. Cioè, praticamente quando noi facciamo un tot dopo un tot danno, ricarichiamo l'attivo. Na 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 na. Quindi diciamo che c'è anche abbastanza utile. Saltate in alto. Siamo molto attenti alle fiamme adesso. Ok, Brimstone. Carica. Stavolta non me la dimentico, pezzente che non sei altro. Dai. Che bella la musica. Bestella. Bestella. Ok, vai. Ultima fase. No, non ancora. Dai. Crolla che ormai fai solo le carichette. E uno. Dai. Manca pochissimo. No, due. Tre. Oh. Oh, yes, almeno. Almeno. Everything jar. Grazie. Perfetto. Quindi, vediamo un po' Tainted Eden cosa di particolare. Oh. Ok, funziona sempre ad Eden's Tokens. Ever changing. Ever changing. Proviamolo un secondo. Ever changing. Allora, però abbiamo cominciato così, no? Dobbiamo vedere un po' come funziona questo ever changing, innanzitutto, no? Magari, non è che magari ad ogni piano cambia, vero? Proviamo. Tears down, perfetto, grazie. Pretty fly, grazie. Tanto come sapete, appunto, proviamo un secondo il personaggio tainted. E dopodiché lo lasciamo. Perché diciamo che preferisco iniziare le partite serie con i Tainted quando li abbiamo sbloccati almeno tutti. E quando abbiamo anche completato tutti gli altri personaggi nelle varie forme dei Mother, Beast e cose varie. Ever changing. Può essere che magari è una cosa casuale a piano, eh. Cioè basta provare un attimo ad andare nel piano successivo. Senza nemmeno passare per la treasure, prendiamo il piano successivo e vediamo se gli oggetti ci cambiano. Sai che non ricordo cosa fa Eden Tainted? Davvero? Vediamo. Adesso lo constatiamo tutti quanti assieme. Dai, vediamo un po'. L'ever changing comunque io penso sia questo. Penso che quindi ci cambierà tutti gli oggetti che prendiamo. Magari anche i cuori. Magari ci cambia tutto, tutto, tutto. Andiamo, vai. Oddio! Non ha preso nulla! Cioè, avevo pensato che invece non è uscito nessun personaggio. Cioè, proprio vuoto era il piedistallo di Isaac. Ah. È un champion? Credo sì. Sembra più grosso. Sembra più grosso di un mostro normale. Oh, Gio santo, anche batterlo in tre quarti d'ora adesso. Na, na, na.
Quanto vorrei, tipo, una macchinetta sparasoldi? Dove c'era la... la sparasoldi, per pensare? Su Terraria! Su Terraria c'era il machine gun dei soldi. Che monete di platino, che erano quelle più costose, facevano un danno gigantesco. Ah, che bello Terraria. Un bellissimo gioco GDR. Tra i migliori. Secondo me anche migliori di Minecraft, Terraria base. Terraria è sicuramente molto meglio di Minecraft base, sicuro. 100 per 1000. Bellissimo. Ok, ok, un secondo, Spark. Adesso faccio un attimo il mio esperimento e dopo leggo. Così vediamo un po' con quanto avevo ragione e quanto avevo torto. Magari avevo tutto torto. Vai, esplodi. Quindi, Sintoil, bello. Vado avanti, piano successivo. Limonata, coso e coso. Teoria sbagliata. Allora, come Eden, Tainted Eden inizia con statistiche casuali, salute, possibilmente alcuni pick-up, un oggetto attivo e un oggetto passivo. Ogni volta che subiscono danni, tutte le loro caratteristiche, gli oggetti passivi attivi, il gingillo e la carta o pillola attualmente in mano vengono ritirati. È più probabile che gli oggetti vengano ripetuti in altri oggetti dal pool di oggetti da cui sono stati ottenuti. Questo vale soprattutto per gli oggetti del planetarium. Quindi se io vengo colpito... Oh mio Dio! Oh wow! Ma quindi... Oh mio Dio! È bellissimo! Continuiamo così finché non moriamo! Guarda! Che veramente possiamo farci colpire per... Guarda, all stat up! Ma che bello! Sintoy ci ha tornato! Prendete glitcha! Ma è meraviglioso! Avevo trovato tenti... Avevo cosa per... Conta anche se si usa Sacrificalo, vai nelle porte con i denti però, eh. Eh sì, sì, immaginavo, però... Meraviglioso! Cioè, è un personaggio benissimo, non vedo l'ora di giocarli questi Tainted. Comunque... Vediamo un po' con chi possiamo andare dal... Mankadalin? Ci abbiamo un Tainted Mankadalin? No! Facciamo un Tainted Mankadalin, dai! Tanto dobbiamo far tutti. Andiamo con la buona Mankadalin. Ah, vediamo un po'. Vai con Giuda, se no... Ah, troppo... Gente! Oddio. You feel blessed. Non è vero, non mi hai dato la cosa delle statistiche, pezzente. Ok. Andiamo un secondo avanti, eh. Prima di fare altre cose lì assurde. Andiamo un attimo avanti e vediamo di... Se veniamo colpiti dal champion moriamo istantaneamente, quindi per l'amor del cielo, Kois, calmo. Vediamo... Ehi, là! Calmi tutti, calmissimi. Comunque ho deciso anche una cosa, no? Riguarda il diario di bordo. Penso che lo scriverò nel caso da solo e alla fine di ogni live faremo semplicemente dei... Questo è quello lì... Heavy Lie, Eye Shot. Esatto, ogni tanto spariamo un occhio che spara. Perché si è tolto vita? Allora, mi sono tolto vita perché è quel posto, la Sacrificial Room. La Sacrificial Room è utile... Per avere oggetti in cambio di cuori rossi. Dato che noi abbiamo un full elf come pillola iniziale con Magdalene, diciamo che sfruttarlo secondo me non è affatto male. Non è davvero 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 male. Anzi solo un bonus. Quindi dato che è il primo piano e non rischiamo di perdere nessun patto con Lucifero e cose, approfittiamo finché possiamo. No? Dato che spariamo questi occhi, che sono inutili, questi occhi sono inutilissimi in questo colpo occhio, è tipo una mia cosa sfavorita, però siamo meglio di nulla. Cioè, spara un occhio che spara come noi, quindi, oh. Con la fortuna, però, credo che aumenti. Spark! Quest'occhio cambia il suo spawn rate con la fortuna, immagino, vero? Qui se troviamo The Perfection è fatta. Vediamo se riusciamo a trovare dei cuori qua. Allora, intanto qua ci recuperiamo un cuore di vita. Poi andiamo anche ad acquistare uno dentro il coso. Ah, perfetto. Perfettissimo proprio, meraviglioso. Intanto spari un occhio che spara insieme a te, se non sbaglio. No, sì, infatti quello l'avevamo già visto. Quello l'avevamo già visto, Spark. La mia domanda era riferita al se la fortuna influenza. Il blessed. Oh... Bello! The Soul! I am one! Ben fatta!
Io smetterei però. Allora, io adesso smetto perché abbiamo preso 4 sull'art e non avevamo bombe. Avrei bombardato... Adesso è una cosa brutta da dire, ma avrei bombardato l'angelo se avessi avuto una bomba. Però, ahimè, non voglio perdere questi sull'art. Quindi, andiamo avanti. Dai, abbiamo ottenuto un bellissimo oggetto al primo piano. Dai, The Souls, così vediamo di respingere le lacrime che ci arrivano addosso. Giusto per la dimostrazione. Sì, bravi, bravi. Vediamo se riuscite a inseguirmi del tutto. Vediamo se ce la fate. Brave, brave, venite qua, polifemi maledetti. Chi manca? Un corpicino, povero solitario. Ok, andiamo, dai, boss fight. Treasure non l'abbiamo presa, che c'era l'occhio. Andiamo. Ale, bello lui proprio, puccioso. Vorrei tanto avere... No, no, stare qui in mezzo con questa cosa. No. Vorrei tanto avere una bomba in questo momento. Perché per quanto sei puccioso, mamma mia se sei un tank della... un tencone. No. Che bello sostenere questa musica con no. Bravo, rallenta finché puoi, rallenta. Rallenta che c'è il segnale di andare a 30 all'ora, tu vai a 70. Anzi 110, 130, Martin Garrix si vola. Dai, coraggio, scoppia, dammi un damage up! Piccolino! Dai! Ok, vai a tirs up, onesto. Va bene, ogni tanto spariamo doppia lacrima. Sal un'altra volta, ho colazionato! Va bene, tonno, va bene, dai. Cosa hai fatto di buono per... Cosa ti sei fatto di buono per colazione? Dicci un po'. Io per ripeterlo, così lo sanno tutti, io oggi ho fatto colazione con pizza, quella pizza di ieri sera che abbiamo mangiato in famiglia. Dato che mia mamma mi ha detto, oh guarda, se vuoi puoi fare colazione con la pizza, perché effettivamente nel caso ci facciamo altro per pranzo, e allora ho ascoltato, ho mangiato pizza. Avrei preso qualcosa di dolce, però beh... Ah! Cosa? State calmo! Mamma mia! Quante troll bomb! Mai stato così aggressivo con le bombe? Oh, grazie! Vai, scoppia! Meno... Oh, dai! Cosa c'è qua? Ehi, soldi! Perfetto! Vai! 4 fette biscottate integrali, miele, caffè e latte. Ah, cavolo! Non male! Non male davvero! Buono! Una colazione classica! Aia! Porca miseria del... Joker! No. Me la tengo per quando avremo il patto con l'angelo. Joker! Dai! Ma... Non può... Abbiamo anche The Soul! Ma... Abbiamo anche The Soul! Su via! Queste lacrime! Respingile, ti prego! Ho sprecato tipo tutte le risorse che abbiamo preso il piano precedente in queste cose terribili che ho fatto! Oh mio Dio. Ah, adesso lo respingi per bene questa lacrima, eh. Mamma mia che pezzente. Io ti consiglio di finirti Fire Force. Assolutamente. Assolutamente. Quando troverò del tempo, che praticamente adesso lo troverò, perché come avevo spiegato un po' a inizio live, no non è vero, non l'avevo spiegato a inizio live, l'avevo spiegato nel diario del capitano, che avevo solo registrato e non ancora editato per metterlo su YouTube. Praticamente ho bisogno di andare un po' con calma adesso, quindi le live saranno sempre mattina e sera, no? Però per quanto riguarda tutti i progetti a cui sto pensando, questo è doppio HP up, Lucifero, nulla, davvero, nulla, oh vabbè. Ivo avido che sei io. Ci serve un trinket da lasciare qua però. E ci serve anche la treasure room, per l'amor del signore, che non l'abbiamo trovata. Andiamo. Ah. Oddio, cos'è dentro di te, tonno? Cosa c'è dentro di te? Che paura. The wall. Mi aspettavo di sentirlo partire. Aia.
Che odio sti ragni salterini, porca miseria. Cioè, i nemici più odiati del gioco, davvero. I nemici davvero più odiati del gioco in assoluto sono sti cosi che ti saltano addosso in maniera impressionante. The Wall! Ma comunque davvero, Tonno, non farlo, ti prego. Prego, non farlo, mi devi dare un po' di vegna oggi. Che già la seconda run che abbiamo fatto era andata benissimo, ma poi ho sbagliato e siamo finiti e abbiamo preso la strada sbagliata. Ma solo perché ho sbagliato, solo per un mio errore umano. Cioè, a volte mi piacerebbe davvero essere un robot. Cioè, un robot... a parte che diventerei una cosa fighissima, perché diventerei un corsaro, samurai, ninja, tecnico PC, smartphone e tablet robot. Che credo sia... Aia, che botta pazzesca che mi sono preso. Questo è il trinket che useremo. Va bene. F. Molto F, Tom, molto. Eravamo fortissimi, porca miseria se lo eravamo. Ah, che bel gioco, Isacco, da... Via, andiamo, let's go. Tanto abbiamo bombe di fuoco. Già questo è un bonus. Ok, di qui, di sinistra. Mi sto allenando per Sly, consigli? Il mio consiglio è... Attaccalo quando lui non attacca. Questo è il mio consiglio. Attaccalo quando lui è proprio fermo, immobilus. Angeli. Ah, questo qua è... Cosa faceva questo oggetto, Spark? Non mi ricordo. Glyphos Balance. Tears up! Va bene? Ah, mi sono dimenticato di lasciare il trinket. Va bene, dai, non fa nulla. Non ho capito la domanda. Cosa fa questo oggetto qua che abbiamo raccolto dalla cosa degli angeli, il Trigon of Balance mi pare si chiamasse, quel triangolino là che... Ah, non giusto, non lo vedi, te lo mostro adesso. Ecco, un triangolino, tipo un perimetro di un triangolo con dentro un'area di un triangolo, non lo so. Ok, va bene, lo scopriremo. Tanto abbiamo doppio oggetto angelico, adesso questo è quel che conta per il momento. Potevamo far saltare in aria l'angelo però, che porca... Porca balena! Gentaccio. Invece di... Ah. Invece Kain Sather High cosa faceva? Quello non, nemmeno quello ho mai capito cosa fa. Dato che ce l'abbiamo là come trinket, consigliabile più andare avanti con questo trinket per le monete? O appunto andare avanti con Kain Sather High? Invece due cuori dell'anima. Modifica le cosce dei nemici campioni a seconda di determinate condizioni. Sirindicator.png. Modifica anche le gocce di pulizia della stanza. Le priorità dei drop nell'ordine sono le seguenti. Ok, vediamo un po'. Quindi è un oggetto proprio super, super tecnico questo qua. Cioè, per ricordare... Ma voglio ricordare... Ah! Mamma mia che mi stava per prendere. Credo che ce lo ricorderemo una volta sì, una volta no, cosa fa. Scoppia, dai. Abbiamo bisogno di danno, però. Questo sì. Abbiamo bisogno di molto... Se non sbaglio c'è la possibilità che esca anche Lucifero, vero? Cioè, teoricamente noi abbiamo usato Joker per andare dagli angeli, però... Teoricamente può uscire anche Lucifer. Oh, oh, oh. Chissà se avremo fortuna. Chi lo sa? Per una volta hai funzionato, vedo, anima. Grazie. Grazie che per una volta hai deciso di fornirci il tuo aiuto incredibile. Nella guerra contro sti esseri del basement, delle caverne, sti ragni terribili. In realtà non me la sento di saltare. Perché stavo pensando, possiamo provare a prendere il planetario. Ma non me la sento poi così tanto di abbandonare, di lasciare delle treasure room adesso, perché non mi sento abbastanza forte da permettermi di farlo, ecco. Quindi per il momento le prenderemo. Appena siamo abbastanza forti, che diciamo ok, va bene, prendiamole, non prendiamole più,
Lo faremo. Ma per il momento sono molto, molto dubitoso e molto spaventato da tutto ciò. Il pistello vattene. Meno male. Sapete forse come faremo a sfruttare l'anima al massimo? Se troviamo l'incenso. Se troviamo l'incenso rallentiamo tutte le lacrime che ci vengono addosso. E quindi poi, mamma mia, non ci tocca più nessuno. Non ci tocca davvero più nessuno. Saremmo tipo immortali. Solo dall'anno del contatto ci farebbero del male i tizi. Oh my god. Tra l'altro, la cosa di modificare le lacrime dei champion non l'ho ben capita. Vorrei capirla un po'. Perché finalmente qua adesso abbiamo un champion, ma non mi sembra che le sue lacrime si modifichino troppo. O forse fanno un mezzo cuore di danno adesso i champion. Non lo so. Ah, giusto, quello è il champion che si sdoppiava. Oh, ho visto un messaggio. Oh, Gesù santo, cos'è con tutta questa mole di roba? Ok? Allora, Soul Arts. Le priorità dei drop nell'ordine sono le seguenti. Quindi, Soul Art, quando Isaac non ha contenitori Red Art, è meno di 2 Soul Art. Cuori rossi pieni, mentre 0,5 cuori rossi. Chiavi, quando Isaac non ha le chiavi. Bombe, quando Isaac non ha bombe, cuori rossi pieni, quando Isaac non ha vuoto almeno la metà di un contenitore di cuori rossi. Penny, mentre Isaac ha meno di 15 centesimi. Chiavi, quando Isaac ha meno di 5 chiavi. Bombe, quando Isaac ha meno di 5 chiavi. Ciondoli, se Isaac non ha ciondoli, non ci sono ciondoli per terra nella stanza. Soul Arts, quando Isaac ha meno di 6 contenitori di cuori di qualsiasi tipo in totale. Se nessuno delle condizioni di gli oggetti lasciati verranno tirati normalmente. Porca miseria! Ok, allora in parole povere, se dobbiamo dare una spiegazione spiegabile a livello umano, Isaac prende in considerazione quello che hai di meno e te lo dà a seconda di una lista. Va bene. Porca miseria. Che spiegazione complicata. E grazie Spark di averci copia incollato tutte le cose dalla wiki. Credo. No, lo so, sto parlando malissimo. Ah, mi dispiace. Oh, voglio. Voglio. Extra Course Room. Andiamo. Ne. No, Gesù santo. Non so se già da questo piano ci verranno fuori. Credo di no, perché questo piano è già stato generato. Per i piani successivi avremo più cursed. Cioè, adesso voi vi direte, ma Coils, perché diavolo vuoi sprecare i cuori? Ahimè, non lo so. Ah! Paura. E cos'è, XL? No, non XL. La treasure room, ci siamo detti che non volevo saltarla. Però a sto punto. Oh, a sto punto. Forse la saltiamo anche. F. Sai cosa? Siamo a Caves 1. Che antipatico però da saltare Caves 1. Aia! Sapete cosa? Dato che è antipatico da saltare Caves 1, dai, prendiamo questo. Poi saltiamo Caves 2. Saltiamo Caves 2 e proviamo a trovare il planetario là. Dai, vediamo un po' cosa c'è qua. Oh, dai, fai il tap. Tears, speed, jump. No, damage down. No. No. E io che chiedevo danno. No. Va bene. It's not a problem. Almeno abbiamo aumentato la velocità d'attacco. Dai, finché abbiamo. Cioè, tears up è uguale a damage up. Un pochetto. Non tantissimo, però un pochetto. Ok, un oggetto difensivo può andare bene. Posso accettare la Ball of Meat. Na 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 na. Sì, bravo, comincia. Mamma mia, ti ho fatto esplodere, eh. Pensa quando toccherà la tua versione super.
Sei preoccupato? Lo ben so che sei preoccupato. Devi esserlo. Cavolo, Pestilenza. Mi sei tantissimo preoccupato della tua fine incombente. Tutte queste mosche. Scoppia! Mamma no! No, sono salito sopra cosa? Sono distratto. Ale. Ok. Andiamo. Andiamo a fare un tentativo al quinto Pantheon. Addirittura, tonno, ce lo dici così. Vai. Vai, vai, vai. Mostro che non sei altro, tonno. Buona fortuna. Quanto sei antipatica però, moschetta del Kaiser. Tu invece? Dai, su via. Perfetto. Allora, prima di entrare nelle corset room, andrei prima nella boss fight. No, ok. Quindi, dov'è la boss? Chissà, chissà. Abbiamo appena cominciato il piano. Si può andare solo distinto. Io credo sia giù. Dopo tutto questo corridoione incredibile la troveremo. Ti sei aperto? Dai, chi si apre prima? Mamma mia, che rischio. Addirittura. Ha resistito al Cube of Meat. Ok, abbiamo trovato. Cosa è successo? Tre occhi abbiamo lanciato. Ci stiamo dimenticando di mettere il trinket nella cosa, vero? Sì. Non abbiamo ancora nessun trinket nella serie dei boss. Adesso lasciamo questo, lo giuro. Bello il FAP. Questo è buono. Vai, let's go, assolutamente. Vai, tonno, vai. No! Ah beh, scusa, se effettivamente l'elfap non ci dà anche cuore rosso. L'elfap ci dà, credo. No, il FAP ce lo dà il contenitore vuoto, ora che ci penso. Quindi ci sta a fare il gulp. Facciamo saltare in aria. Ok. Qua facciamo al 69. Perfetto. E ok. Troviamo il boss adesso. Questa bella, con belle soundtrack, host, che poi, effettivamente, scusate, ma c'è una differenza fra host e soundtrack? Perché secondo me è la stessa cosa, solo che host deve essere un acronimo, deve essere per forza un acronimo, primo perché host non significa nulla, però, non so, un po' confuso sono. Non provare a mettere mosche che sparano, guarda. Ti denuncio. Alla forestale. Alla forestale per troppe mosche. Aia! L'ho detto. L'avevo detto di non mettere mosche che sparavano. E lui cosa fa? Mamma mia, nella morte. Così non possiamo nemmeno. Questa scena mi ha ricordato molto i primi episodi di coso. I primi episodi di No Game No Life. Uguale. È una situazione uguale. C'era quel personaggio che non dirò chi, che era vincolato a non poter dire una cosa, ma l'ha fatta dire dopo la sua morte tramite una lettera per aggirare tutte le clausole, e quindi alla fine ha comportato una cosa incredibile. Non dico nient'altro perché non ho guardato l'anime, è bellissimo, guardatelo. Dobbiamo sperare che esca una seconda stagione perché è davvero meraviglioso, No Game No Life, e andiamo avanti, coraggio, vai, boss fight, sarà qua su sicuro, eccola qua infatti. Vi siete unite? Sì. Che belle poi che sono, perché hanno una bella intelligenza artificiale, si uniscono. Vai. Oh no. Bravo, Gordy. No, non è Gordy, questo è coso. Ah, sei confuso. Brrr. Ma che sei. No! Cadi. Edino! Angeli! Perfetto. Old Vengeance, HP up. Ehi, là, mio. E faccio scoppiare in aria l'angelo. Na 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 na.
Mamma mia. Metto qua. Ah, sei caduto nella mia carta trappola, Angelo, eh? Non te l'aspettavi. Aiuto, aiuto. No, vai sui fuochi blu. Riesci a raggiungermi? Ah, non riesci? Peccato. La malvagità. Bravo, incastrati sui fuochi. Perisci. Devi solo che perire. Na, na. No, volevi. No, no, no. Perfetto, ti facciamo. A voglia. Mamma mia, scoppia. E vai. Presa. Ha senso, lasciamo questo trinket qua, per l'amor del signore, che ancora poco non ci dimentichiamo. Dale, la stanza dell'angelo. Sì. Case 2, abbiamo detto che qua voglio lasciare la cosa, no? Però abbiamo preso l'oggetto del Sacrificar Room, tanto vale entrarci, no? Ovviamente. Dai, andiamo nelle Sacrificar. Direi che non è affatto un problema, anche perché abbiamo un sacco di cuori rossi. Dai, vediamo. Magari troviamo anche dentro un sacco di roba, Vediamo un po' cosa c'è. Due scrigni rossi, vai, uno, due. Coda di gappi, vai, a posto. Amnesia, no, grazie. Are you a wizard? Guarda, qualche volta sì, ma preferirei non esserlo, grazie gioco, di questo bellissimo dono. Quando te ne vai, quando te ne vai, quanti secondi dura? 30, vero? Oh, Gesù santo, che terrore, 30 secondi a sparare un po' a casetto. Un po' a casetto, un po' a cassetto. Preferisco più la seconda. Dai, spara, normale, mamma mia, Rio Wizard, terribile. Oh, ok, andiamo. Due Black Heart, visto? Visto? Ne è valsa abbastanza la pena. Abbiamo guadagnato una coda di gappi. A gratis proprio. Mantenendo il patto con gli angeli, quindi proprio top. Onta dopo onta, non possiamo sfuggirti. Persino in questo sommo altissimo Pantheon, tu che brandisci l'aculeo, tu che consumi le anime, sei forse un messaggero dei dei? O qualcosa di più bizzarro? Prosegui il tuo combattimento. Noi ti sfideremo, ascolteremo attentamente. Le parole... le parole della cercatrice dei dei, come mai ci potrebbero mai sfuggire dalla mente? Meravigliosa. Con anche il suo sogno segreto. Che ho visto. Che io sono riuscito a vedere a un certo punto, perché dopo che mi avevate detto, voi corsari, che c'era un sogno segreto che usciva al 2%, non siamo riusciti a farlo in live. Aia! Non siamo riusciti a farlo in live, però da solo sono riuscito, dopo una ventina di minuti, a trovarlo. E beh, non ho molte teorie su quella cosa. Beh, sicuramente è abbastanza certo che la cercatrice di dei era un'esterna. E anzi, non era, è un'esterna. Quindi non è appartenente al nido sacro. Lei viaggia. Perché sono abbastanza sicuro che quella grotta fosse al di fuori del regno. Perché c'era lo stesso vento dei limiti di nido sacro. E beh, diciamo che era molto triste. Aia, dai, gioco, ti prego. No, ragno, no. Scordatelo. Dai. Ok. È un insetto orrendo. Da, poverina. Cioè, non sarà il più bel insetto del mondo, ma dai, insultarla così. Povera bestia. Ma sai che credo che per due chiavi vada bene? Ci sono comunque tante bombe. Vai. Per esempio, per te che sei antipatico. Oddio, che bello! Perché la bomba è a fuoco! La bomba va a fuoco e quindi prende anche. Oddio! Che bel particolare. Ho prestato. Certo, sì, spara. Sparate, sparate, fuochi, che mamma mia. Ah, non potete scappare? Che peccato! Davvero un grande peccato. Oh, guardate. Poverini. Mamma mia, che se mi saltava addosso l'odio che avrei provato per i ragni. Ancora più grande. Vai, vai, coraggio. Mamma mia, anche con la lacrima occhio. Non puoi farcela. Scoppiate tutti quanti. Credo che io debba stare molto attento a ste fiamme. Ok, vai. Ho dei traumi per colpa sua. Davvero? Oh, poverina. Allora, abbiamo saltato la Caves 2, giusto? Quindi, in parole povere, adesso dovremmo essere... quanta vita avete? Tanta, troppa. Alle!
Fregati. Fregati con le vostre stesse mani, piccole mani che avete. Oh, grazie. Oh! Questo oggetto è bellissimo! Questo oggetto è meraviglioso! Io adoro questo oggetto! Oh no! Aia! Lo prendo. Volevo prenderlo dopo per entrare nel Sacrificar Room in pace, ma dobbiamo prenderlo adesso per andare dal boss in pace. Insomma, queste lacrime sono belle, perché ovviamente se si riescono a toccare, si gonfiano sempre di più, a un certo punto scoppiano e aumentano il loro danno. Oh, Eve's Bird Foot, Revenge from Beyond. Non so cosa faccia. Hey, ale. Oh no. Oh, Grid, no. Ti prego. Scoppia, scoppia, scoppia. Ecco, però c'è anche senza prendere danni. Ma quindi è un minion. Ah, forse compare quando ci sono nemici. Forse compare solo nelle stanze quando ci sono dei nemici. Forse, forse. Penso che sia così a questo punto. No. State calmissimi. Questi nemici odiosi che si colpiscono solo alle spalle. Se credo che anche questi siano molto insopportabili. Non credo che siano tra i più insopportati da me. I più insopportati, come vi avevo detto l'altro giorno, sono scheletri e ragni. Nessun altro. Cioè, anche tutti gli altri, volendo, hanno le loro debolezze, le loro forze, la loro odiabilità. Ma in generale il mio odio è per queste due bestie di... Per queste due bestie del creato di Isaac! Volevo provare a usare delle due bombe per uccidermi, ma quanto pare no. Oh, sì! Vai, buttati sul fuoco! Buttate sul fuoco del mio odio verso i vostri confronti. Coraggio. Bravi, bravi, bravi. Bravi. The Sour. Ah, dai, dai. Dai, 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 tonno. Dai, 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 ce la fai, ce la fai. Oh, no. Da quando in quanto sei un boss di quest'area? The Sour. Da quando in qua questo coso è un boss di quest'area? No, spine. L'odio, la cosa attacco l'odio. No. Ah. Pentagram. Ok. Pentagram, ok. Ah, siamo entrati nella sala. Ah no, giusto, giusto, è vero, siamo entrati nella sala, sì, perché sì. Ok. Allora, entriamo nelle Sacrificar Room. Quanto è bello avere cuori blu per la porta. Esatto. Quale porta? Quale porta? Ah, la porta là, quella là del... sì, per forza. Per entrare nella porta del mausoleo ce ne vuole, Proprio un po' pezzente da togliere due cuori. Oh, yes! Questo è diventato uno dei miei oggetti preferiti. Tartclaw, I see the future. Come funziona un deful potenziato? Beh, allora, io stavo... Ho creduto molto nel fatto che Deful potenziato ci potesse resettare il piano. Ho pensato questo, tanto. Ho davvero pensato questo. Ma ahimè, non ha funzionato come speravo. Ho sbagliato, Koi, sei un allocco. Ah no, aspetta, non è questa la stanza dove devo entrare. Però qua dentro... Ah, però attenzione! Volendo è questa la stanza dove devo entrare. Volendo. You feel blessed. Credo di aver fatto una cavolata? Sì, credo di aver fatto una cavolata. Mi sa che queste cose devo farle prima del patto. Sì. Suppongo di sì. Vabbè, dai, tanto siamo forti. Adesso forti. Probabilmente moriremo adesso per colpa di questa cosa che ho fatto. Però, dai, insomma, è stato bello finché è durato. Ok, va bene. Cuore, cosa qui, cosa lì. Qua non c'era assolutamente nulla. Ok. Dai, amicizia. Grazie. Le carte? No. Andiamo avanti allora. Andiamo assolutamente
Oddio, qua potrebbe esserci dei blackout, eh. Qua potrebbero. Potrebbero genuinamente esserci dei blackout. The Devil! Ah beh, certo! Uscite pure quando non, quando non vi posso colpire. Tanto vi colpisco lo stesso. Comunque, grazie dei fiorellini, Sasori. Effettivamente, ci stanno sempre. Ah, offrire un fiore porta sempre grande conforto. Soprattutto quel fiore bianco e speciale, quale esso è. Micropesso 1. Bombe ce l'abbiamo. Vai, andiamo avanti. Trigger l'abbiamo lasciato? Per sicurezza. Non ricordo se l'avevamo lasciato, ma per sicurezza lo lasciamo qua. Non si sa mai. L'altra tua emote è bellissima. Ah, questa qua? È perché vorrei un giorno vorrei riuscire a metterla nelle emote di livello 1. Purtroppo però... Oh. Ah, perché una volta io avevo provato a pensare... Oddio, ma non è che magari posso trasferire le emote, quante emote voglio da livello 2, quante emote voglio da livello 3? Invece no. Cioè Twitch veramente ti dà... A tot, cioè, ti dà tot cose e non so quando mi, cioè, praticamente, cioè, è un peccato. Secondo me ci sarebbe stato di far sì che magari, se volevi, potevi non avere emote di livello 3 e di livello 2, ma avere tante emote di livello 1. Non mi colpire. Eh no, sì, quello lo so. Però diciamo che il mio discorso era che mi sarebbe piaciuto spostare... l'utilizzo delle emote di livello 2 e di livello 3 a quelle di livello 1. No, quello mi sarebbe piaciuto. Non so qual è stato il pro del pensiero di Twitch. Perché secondo me sarebbe stato bellissimo poter fare una cosa del genere. Sarebbe stato cari. Non mi togli il patto se lo faccio, vero? A parte che... Ok, non lo fa, non me lo toglie. Sono state queste in aria. Vai. Cosa? The Moon. Cosa? Grazie. Perfetto. Quindi adesso abbiamo anche le lacrime spettrali. Vai, The Moon. The Moon. Facciamo scoppiare tutte queste cose, dai. Siamo orrendi. Siamo bellissimi. Ah, giusto. Dobbiamo fare una bella stradona adesso. Allora, adesso possiamo volare. Così, ricordatelo. Puoi volare. Quindi, recuperiamo tutti i cuori che troviamo in giro. Cerchiamo di mantenere salda la percentuale dei patto, per favore. È proprio l'unica cosa, l'ultima cosa che voglio fare, perderla. Perché comunque questo sarà l'ultimo patto che possiamo fare. Cavolo, che strada! Complimenti per la stradona! Oh, una stradissima dobbiamo fare per andare a riprenderci il The Fool. Che poi era The Fool quello, no? Adoro la boss fight delle ma... quella là soprattutto! Quella là soprattutto! Quella del Quinto Pantheon soprattutto è la mia preferita! Ah, che bello! L'effetto sorpresa! La cosa normale... Poi, vedi... L'evento, non dico quale perché Enogard potrebbe esserci a caso, quindi meglio se non diciamo nulla di esatto. E poi vedi... Cosa vede? E poi vedi... Cosa? E vedi campionessa della guerra di... No! Ed esplodi. Sorelle della guerra, non campionesse, giusto? Era sorelle della guerra. E poi no! E dopo... Aia! No! Cois, come ho mai potuto? Dai! Eri perfetto, adesso solo il 16%, cioè sia di un patto che dell'altro. Oddio, non è poco, 30%, dico io. Oh, 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 che fortuna. Questo è davvero un colpo di fortuna incredibile. È nuovo. Anche quello è bellissimo. Sol, Radiant Victory. Ah, sì! Sì, Sol, certo. Adesso, è un po' inutile Sol. Posso dire che è un po' inutile? Sì, posso dirlo. Allora, praticamente Sol, sarebbe bello trovarlo molto presto, perché ogni volta che vinci contro una boss fight, attiva l'effetto di The Sun. Ed è fortissimo, ovviamente. Aia! No, è vero che mi fa male qualunque cosa. No!
Grazie. Aspetta che quel cuore che è fuggito mi fa davvero molto molto triste. Niente. Cioè, ci avevo già provato ed è una boss battle preferita. Come ti senti a essere battuto da Sakura? È una vecchia. Da Sakura è una vecchia? Chi? Citazioni di grandi livello di Naruto. Beh, posso dire che la vecchia Chiyo è forte. Dai, la vecchia Chiyo è fortissima. Povera. Molto arrabbiato è Sasori. Sasori è molto molto arrabbiato di essere stato battuto da sua nonna. Ah, che bello. Ah, bello, bello. Dove è il nostro The Fool? Eccolo. Non l'avevamo ancora trovato. Vai. Preso, The Fool. Where journeys begins. Ehi, Gluttony! Ci dai un HP up? Che ne dici, bello lui? Gluttony! HP up? Che ore sono? Mezzogiorno e 20. È 26. Mi sa che appena finiamo questa cosa, chiuderemo in bellezza. E non ci ha dato nessun HP up, sono molto triste. Se ci sono dei membri della Luna Rossa Akatsuki preferito. Ai, cosa mi tiri fuori? E qual è il mio personaggio preferito della Akatsuki adesso? Personaggio preferito della Akatsuki credo sia il signorotto. Secondo me il mio preferito è il signorotto immortale, quello che fa tutti i sacrifici, fa il sacrificio. Oi! Quello che si fa l'immortalità, non mi ricordo come si chiama però. In cui uno fa Akatsuki e fa implodere tutto. Oddio che bello. Oddio che bello, traumatico. Voglio... Ho già donato 10 monete, credo di sì. Andiamo a 79. No, non l'avevo fatto. Bene, adesso l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo The Fool, abbiamo tutto. Possiamo andare da mamma tranquillamente. Sì, andiamo. Ah, vabbè, rallentata anche. Allora. E allora. Bella sta mano lenta, mamma mia. Na 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 na. Anche Lucifero. Andiamo. Cosa ci offri? PhD negativo. E coso? Non lo so. Hai fatto un'altra interrogazione? Com'è andata Cotoletta? Non lo so. Forse questo, perché dava anche una statistica in più, mi pare. Però dopo avremo solo 6 cuori. Va bene. Evil up. Ah, ci dava... Ok. Ok, praticamente ci dava un coso, là. Vai, The Fool. The Fool. Let's go. Andiamo. È arrivato il momento di sbloccare Tainted Maggot Mausoleum 2. Entriamo qui dentro. Abbiamo però... Boh, dai, Sofia. Ehi, Black Heart! Perfetto! A posto. Ne vale la pena. Aia! Che nemici detestabili questi qua. Oh! Interesting. No! Sofia. Oddio, posso mettere anche al centro adesso. No! Vedete? Oh yes! Perfect! Allora, cerchiamo molto bene Tinted Rock perché... Ora... Sono molto 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 volenteroso di trovare una Smorrock. Lo so, non ci serve. Non ci serve la Smorrock, però sì, perché no? È bello lui, no? Col tuo Brimstone. Ma che poi sbaglio? O Deadshot non si interrompe? Aia! Aia! Cioè, sbaglio Dead... Porca miseria! Oh! No! Oh! Grazie del cuore marcio. Ma non sono per niente felice di essermi fatto colpire così tante volte in una singola stanza. Comunque, stavo dicendo, sbaglio o Deadshot non sembra assolutamente crollare unicamente perché nessuna lacrima cade a terra. Bellissimo. 9! Cavolo, bravissima Cotoletta. Meraviglioso.
D10, roll enemies. Assolutamente no. Voglio gulp. Che bello che rallenta la musica. Oh, cosa? Ah, ok, ok. Non semplicemente non posso prenderlo. Vai, tonno, vai. Crediamo tutti in te. L'è. È uno, è due, è tre. The Emperor, challenge me. Vediamo cosa c'è nel negozio, coraggio. Ah, è stata velocizzata la stanza. Meno male questa. Vai, questo qui. Ok, nulla, andiamo avanti. Oddio, in realtà posso donare. Diamo tutto, tutto quanto, tutto quel che possiamo. I fantasmini. Hai ragione, Tom, hai ragione. Me lo sono dimenticato tutto il tempo oggi. Oh, va, cavolissimo. Allora, quindi, prediction. Avvia sondaggio. Vistiamo anche ora, punto di triplo punto di domanda. Stesse risposte di ieri, dai, così, è così, almeno ci velocizziamo. Ecco qua. Ah, vai, sondaggino fatto. Le scommesse sono aperte. Orco! Credo che le moschine Brimstone siano invece il mio nemico preferito. Sapete? Le moschine Brimstone sono assolutamente il mio nemico preferito. Perché fanno fuori tutti gli altri. No! Voleva, Andiamo. Death Note. Quindi abbiamo saltato, se non sbaglio, Caves 2, giusto? Ehi, là! Tanti danni vedo, Ma in realtà posso mettermi anche qua sopra. Oh, prendetemi adesso. Provate a prendermi adesso, Non ci riuscite! Vorreste, Vorreste volare, E invece no, Volare lo so fare solo io qua. Ah. Ok. Mi sa che non riuscirò... Mi sa che non riuscirò mai a capire la cosa. Oh. Accontentiamoci di uno dell'altro a sto punto, perché... Coyce non riesce a capire le differenze delle cose. Vai, mettiamo delle bombe. Dai. Vediamo se ci riesce a dare qualche soul art extra per la battaglia finale in arrivo. No, vabbè, andiamo avanti. Quando mi sarebbe piaciuto adesso il coso di Gappi? L'occhio di Gappi. Death 2. Ah, Poison Tears. Va bene. Ah, grazie. Accetto più che volentieri Poison Tears. Non ho più chiavi, no! No, le mie chiavi, no! Qua, pezzenti. Provate a sopportare le mie lacrime potentissime. Certo, ovviamente. Ma cos'è questa storia? Come mai stiamo su 160 punti sul no? Mamma mia. Ma pronti a vedere, mamma mia, schizzare il sì alle stelle, Mamma mia, dovete stare solo che pronti. Guardi. Aspettate un secondo. Intanto prendiamo questa. Ok, chiave. Siamo a Depths 1. Ci mancano ancora... Al prossimo piano, se non sbaglio, c'è la treasure room che non abbiamo ancora preso. Quindi direi che al prossimo piano dobbiamo stare molto attenti a cosa facciamo. Dacci Black Heart! No! Coso? Leee! Dempress, no. Ale. The Moon. Ricordiamoci che qua. Ah, non ci sono stanze segrete qua. Ok, va bene. Meno male. Devo solo dire meno male che avevo molta, molta paura. Ah, questa è Depths 1. Possiamo salire. Può essere che a Depths 1 avessimo tralasciato la treasure room per trovare la cosa dopo?
Perché noi effettivamente a Depth 2 abbiamo trovato la... Abbiamo trovato la stanza del planetario. Già, datemi i miei punti. In che senso, Tonno? In che senso darti i tuoi punti? Cosa sta succedendo? Non dirmi! Ah! Ah! Hai votato tu 10... Hai i tuoi 240 punti spesi. Oh no! Aia, che male! Koi, stai più attento, per amor del signore. Qua? Un... Boss? Hierophant? Judgment! Ah, sai che sì, questo Magician, questo Hangman. Dammi un HP up, bello. Dai, dai. Ah, oddio, Pretty Fly. Pretty Fly. Ok, una Pretty Fly trovata. Nulla, finito. Ok, quindi F-down no. Shot down X-slash ah no, X-slash è questo. X-lex Engelman bomba qua. Lo faccio saltare in aria. E nulla. Andiamo avanti. So. È una trappola. Come una trappola? Che è successo? Ah, erano le mie lacrime quelle là. Ah, data mining! Terribile! Non so nemmeno cosa faccia. F per i punti. Ah, chi lo sa, Tonno. Potrebbe succedere l'inevitabile, eh. Qua cosa c'è? Ah, va bene. Soldi. Preso. Ah, dai, risaliamo. Le. No! Perché non è scoppiato? Ah, perché... Ah, se muore prima non succede nulla. Ah, ho capito adesso. Ho compreso tutto. Assolutamente, vai, vai, vai. Ah! Povero Kois, ha perso un solo art importante. Cioè, importante adesso, importante, si fa per dire importante, chiaramente. Sono i 38, dobbiamo un poco sbrigarci. Non troppo, ma un pochettino sì. Ah! Ok, abbiamo schivato cose. Oh, 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 oh. Oh, cos'è? Ah! Oh, il pollicione fortunato. Pollicione fortunato? Poi ce n'è fortunato per sparare lacrime con occhi, non sarebbe affatto male. Andiamo avanti, dai, saliamo. You are insane. Aia! È vero, perché erano cuori marci. È vero, erano cuori marci, quindi... Quindi i cuori marci sono più uno svantaggio che un vantaggio. Empress, per quanto sia bello portarcela avanti, non possiamo perché ci serve da sbloccare il personaggio Tinted. Alle. Qua. Ah, te cavolo, quante cose che abbiamo. Ah, che nessuno, non credo che abbiamo saltato l'oggetto, vero? Oi! Che bello che era quello. L'abbiamo incontrato pochissime volte. Ah, questo qui scoppia. No, quindi non ho capito. Forse certi nemici scoppiano e forse altre volte no. Va bene, va bene. Quindi, ah! Ah! Ok, perfetto. Dov'è la treasure room che voglio che ci accertiamo per il meglio? Che qua, effettivamente, l'abbiamo presa o meno. Ah! Ah, è esplorata. Sì, sì, ok, ok, esplorata, esplorata. Allora l'abbiamo presa, va bene. Ah, na, na, na. No, è di qua l'entrata. Dai, ce la possiamo fare. Ci siamo, ci siamo. Alle, vai. Basement 2. Pff, va bene. Ma questo che personaggio è? È Magdalene. È Maddalena, è Maddalena, il personaggio tank.
personaggio che con Isaac comincia con quattro cuori, un po' più lenta e cose così. La si riconosce ancora un po' della sua parrucca dorata, evidentemente. Un pochettino, non tanto. Però evidentemente è carino che è venuta fuori la domanda chi è questo personaggio, da quanto si potrebbe non capire chi è. Abbiamo trovato un sacco di cose interessanti. Oh! Smorrock? No, però un solar. A posto. Dai, abbiamo anche un cuore protettivo. E allora... Ehi, tu lasciai tante di quelle mosche diverse che, mamma, io ho paura di te. Vediamo un po' come va qui. Dove sono queste mosche? Dove sono? Eccole! Che paura. Poteva andare peggio con queste mosche. Ah, questa stanza invece è velocizzata. Meno male, guarda che possiamo prendere nemici da dietro, poverini. Ecco qua. Dov'è? No, al di là. Magdalene, sì. Dai, coraggio, scoppia, rilascia tutte le tue mosche. Guarda che ce n'hai mille dentro di te, lo sappiamo. Dai. Eccole. Quante. E invece dobbiamo proprio sopportare le stanzone grosse. No! No, due di quelli no. Due di quelli no, vi prego. Due di quelli è terribile. Dove sono? Dove sono sti... Oh, uno è morto, davvero. Incredibile. Non pensavo sarebbero mai... Ehi, ricchi. Ecco qua. Saliamo. Ultimo piano. Your son needs you. Che storia triste. Scoppia. Oh, Drenart! No! Concedimelo! Isaac, concedimelo! Ehi, volo! Va bene, non credo che ci servirà adesso. L'abbiamo tenuto un po' tanto tardi il volo. Ah no, non è vero, l'abbiamo già tenuto il volo. Cosa sto dicendo? Abbiamo tenuto un CNHP up, semplicemente. Vai, va bene. Grimez, chiaramente. Ah, sei già arrivato Grim! Vai allora! Quel boss bellissimo che c'è dopo Grim. Vai, coraggio. Ovviamente non diremo il nome per evitare che Enogar si faccia spoileroni incredibili. Ecco qua. No, aspetta. Che succede? Sto al terzo. Ah! Ok, quel Grim. Ho capito, adesso ho capito quale Grim. Ah, vai, saliamo. Ci siamo. Sì, esatto. Abbiamo rallentato Home. Davvero? Blickheart. Pillola, lockdown. Certo, ovviamente. Ehi, ciao, bello. Tra un po' arriviamo. Ale. Ecco qua. You unlocked Magdalene. The Dauntless. Secondo. Tutto bene? Ah. Esatto, occhiolino. Ah, scusate, Cioè, semplicemente mia mamma ha ancora quelle stampelle, quindi ho sentito un rumore. Ho sentito un rumore forte e ho detto... evitiamo. Vediamo che succedono cose. Ah, questo è... Ah, di nuovo abbiamo trovato Hand Back of Your Head. Va bene, certo, perché no? Dai, va bene. Siamo liberi di andare. Sì, andiamo. Let's go. Again. Dogma. Isha! Quindi Dogma, fammi vedere il tuo peggio. Ovviamente sto scherzando. Fammi vedere
la tua gentilezza. Con le tue God Tears. Stava per... esatto, interferenze televisive. Ah, vai. Io continuo a sparare, guarda. Devi tornare su che c'è solo cose bruttissime. Esatto, adesso incredibilmente con queste lacrime possiamo schivare benissimo le piume. Perché intanto abbiamo capito come si schivano. In realtà per schivarle dovremmo semplicemente girare attorno e schivare l'ultimo suo movimento, no? Perfetto, visto? Visto? Divinità dormiente, noi possiamo appena percepire la tua presenza nella verzura che ancora persiste. La forza che un tempo si deve svanisce oltre il tempo e la sintonia. Certamente. Coraggio, uscite bestiacce. Fatemi vedere il vostro peggio. Tra l'altro abbiamo fatto perfect. Abbiamo fatto perfect dogma. Quindi cosa pensi di fare, eh? C'è fuoco da entrambi i lati. È anche già morto. Va bene, dai. Perfetto, vai, già fase 2. Tosto questo danno, eh? Non ve l'aspettavate. E invece, mamma mia. Eccolo. Va bene. Una tale magnifica passanza anche nel declino. Se solo potessi insegnarci come diventare così impotenti. Ma li stiamo one-shottando. Cosa sta succedendo? Perché si one-shottano? C'entrano e muoiono. Cosa è successo? L'abbiamo one-shottato. Cioè, è entrato ed è morto. Va bene. Io alzo le mani. Non ho nulla da dire. Non ho Candy Heart abbiamo trovato. Va bene. Cioè, l'abbiamo tipo... boh, cos'era? Cosa è successo? Va bene. Allora, prima di salutarci, proviamo questa Tinted. Magdalene. Little Hacks. Items heals more. Fiam Heart. Quante persone ci mancano, Tented? Giuda, Eva, Sansone, Lazzaro, Apollyon, The Forgotten, Bethany e Jacob. Ok. Sì, ho rotto il gioco. Cioè, è stato one-shottato. E non era nemmeno delle lacrime tanto potenti, eh. Cioè, oddio, forse. Cioè, forse Deadshot ha fatto qualcosa di rotto che non doveva fare. Ok, proviamola. Vediamo un secondo cosa fa. Ah, lo Yum Heart è sotto stavolta. Quindi possiamo tenere un oggetto attivo. Allora, cominciamo con due cuori in meno. C'è detto Dead Hugs. Non è che magari... aia. Ah? Abbiamo un cuore rosso lampeggiante. Oh! Quindi possiamo tenere al massimo metà dei nostri HP. Gli altri HP pian piano diminuiscono nel tempo, lasciando sangue dietro. Che però poi c'è anche scritto Dead Hugs. Quindi abbracci mortali. Oh! C'è da botte! Da botte da orbi! Cioè, scusate, ma... cioè, ma quando li dà? Posso evitare di essere colpito? No, mi sa che è un qualcosa che posso sfruttare solamente essendo colpito. Cioè, quindi quando colpisco un nemico, quando mi avvicino a un nemico, gli tiro un colpo potentissimo. Carina! Molto carina! Scusate, perché adesso... cioè, lo Yum Heart là sotto si ripristina sempre con le stanze, oppure è un modo diverso anche lui? Tra l'altro qua un po' come Grid, un po' come Tainted Keeper, appunto i nemici possono lasciare un mezzo cuore temporaneo a terra. Ok, si ricarica normale. Carina. Dai, bella lì questo personaggio, molto simpatico.
Quindi, guardate qua che si comincia a completare pian piano il tutto. E il tutto pian piano si sta completando, piano piano, ma questi... loro credo che saranno l'ultima cosa che faremo. Loro sono l'ultima cosa che faremo perché dobbiamo impararli bene. Cioè, dobbiamo... Per imparare loro dobbiamo giocare solo loro. E non me la sento di farlo adesso. Piuttosto... Mi sa che domani giocheremo Bethany. Ed è un po' che non giochiamo. Potremmo provare ad andare da Beast con Bethany. Dai, va bene. Detto ciò, Corsari, che altro vi posso dire? È stata una bellissima mattinata. Ah, eccoci qua. Io adesso andrò a pranzo. Vediamo se c'è qualcuno che possiamo fare un raidino. Ah, certo, Master Z. No, no, Master Z no. Dai, Master Z no, Master Z no. Dai, su via, Master Z no. Oh, ci sono sempre Lux e Fede. Dai, va bene, andiamo. Andiamo da loro, dai, che ci sta sempre. Non sta facendo quadro. Ah, c'è Fede che sta finendo il disegno meraviglioso. Avete visto il loro disegno? Ci stanno praticamente facendo la nuova. Stanno facendo la loro nuova post live. Ed è bellissima. Cioè, veramente meravigliosa. Merita tantissimo. Fede è davvero bellissima. Noi facciamo Apollyon? Va bene, Lilith. Domani facciamo Apollyon, allora. Facciamo Apollyon e Bethany, se riusciamo. Va bene, dai. Quindi, Corsari. Ah, ma di nulla, di nulla. Di nulla, di nulla, Lilith. Te lo meritavi. Quindi. Ah, Corsari, io vi ringrazio di essere rimasti qui con me fino a questo punto. Auguro a tutti buon pranzo, buona giornata. Andiamo a berci il caffè da Lux e Fede. E stasera ci incontriamo con Addio Deponia, che sta per finire. È un gioco che ormai sta per finire. Quindi, dopo di quello, Everwood. Dopo di quello, Everwood, perché mamma mia, quanta hype che mi ha messo. Non mi ricordo, scusa, non mi ricordo, però mi ha messo davvero. F per i bambini. Oh. Va bene. No, 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 dai, dai, tonno, questa è cattiveria gratis per il povero Coisa. Sono bravo, lo giuro, sono bravo. Li farò passare, finiranno quest'anno. Andranno, chi deve andare in terza media andrà in terza media, chi deve andare in superiore andrà in superiore. Lo giuro, lo giuro. Comunque, belli siete. Ah. Ciao, buon pranzo a tutti. A stasera.